Buon pomeriggio, bentrovati amici telespettatori di Club Napoli All News. Facciamo tutto per lei, per la città, per la storia e per la maglia. Voglio partire da qui, dalle parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, del mister Luciano Spalletti, che ha lanciato un appello ai tifosi. Adesso siete più importanti di me. Adesso quello che conta è rimanere compatti, mantenere alta la concentrazione e l'entusiasmo, non dare niente per scontato, non cominciate già a festeggiare, ma stateci il più vicini possibile. Questo insomma l'appello, ma non crediamo, insomma, ce ne fosse troppo bisogno, ma Spalletti a Castelvolturno, al Training Center, in occasione della presentazione, intervista meglio, di Gullini, nuovo secondo portiere del Napoli, è voluto entrare nel merito, è entrato a microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, appunto del direttore di Kiss Kiss, Radio Ufficiale del Napoli, Walter De Maggio, per fare questo appello che dopo vi leggeremo per intero. Titolo della nostra puntata invece è, fa anche un po' il verso a quanto dice Luciano Spalletti, manteniamo alta la concentrazione. Noi titoliamo la puntata di oggi: Napoli sarà un febbraio in discesa? Chiaramente facciamo riferimento alle sfide, che da qui alla fine del mese, il mese più breve dell'anno, ma per il Napoli probabilmente il più importante in assoluto, perché ci sarà anche l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli in questo breve mese di febbraio affronterà quattro squadre in campionato, diciamo che sulla carta, chiaramente, potrebbero rappresentare degli ostacoli tutto sommato abbordabile, o come si suol dire, alla portata del Napoli. Si partirà domenica ad ora di poco prima di ora di pranzo. Per noi napoletani non è ora di pranzo, per il resto d'Italia, buona parte d'Italia sì. 12:30 alla Spezia contro gli Aquilotti di Mister Gotti. Ci sarà poi la sfida casalinga con la Cremonese. Poi ci saranno due trasferte contro Sassuolo ed Empoli. Complessivamente quattro squadre più o meno invischiate, più o meno, insomma, impaludatele nelle zone basse della classifica, fatto salvo l'Empoli, che quest'anno sta disputando un campionato veramente importante. Parleremo di questo, faremo anche un salto indietro alla gara che Napoli ha brillantemente vinto contro la Roma, anche se con qualche piccola sofferenza. Roma di Mourinho, poi ne parleremo anche di questo, che ha giocato forse una delle sue migliori gare in questo scorcio di stagione. Ne parleremo con voi nella seconda parte, con gli ospiti che saranno collegati alle 16:30 con noi in studio, ma ne parleremo soprattutto con Paolo Serra. Ciao Paolo. Buonasera Gennaro, un saluto a tutti. Beh, insomma, tanta roba. Sì, vogliamo partire roba. Dalle parole di Spalletti, insomma, alta la concentrazione, si gioca per lei, no? Lei però, c'è un tris di lei, maglia, certo, storia, certo, tifoseria. Certo, ma parole di un vero condottiero, come lo è stato sin dal primo anno che è venuto a Napoli. Io ricordo già quando l'anno scorso all'inizio fece scrivere sulla casacca dei calciatori, la casacca che si usa in allenamento, abbiamo un sogno, le famose frasi, no, di quella canzone, certo. Quindi già dal primo anno ha dimostrato, sarò contento, non devi mollare, esattamente, quindi già dal primo anno ha dimostrato, insomma, di essere lui uno dei leader e degli artefici di questa grande stagione del Napoli. Ma io, anche l'anno scorso, noi dobbiamo rammaricarci, perché potevamo vincerlo anche l'anno scorso lo scudetto. Io sì, non ho mai avuto dubbi sulla rosa del Napoli, anche quando c'era Gattuso, in panchina ho sempre sostenuto che questa era una rosa che poteva ambire alle prime due posizioni del campionato. Sono stato molto critico con l'ex allenatore del Milan, Gattuso, perché secondo me aveva in mano una rosa importante. Gattuso esonerato dal Valencia. Esonerato dal Valencia, esattamente. È una coincidenza, ecco, il mio riferimento oggi certo, Gattuso. E infatti poi con Spalletti, già dall'anno scorso, Spalletti che è un allenatore molto più esperto, molto più, navigato, è riuscito a dare quello che serviva a questi calciatori. L'anno scorso qualche errorino l'ha commesso anche lui, ma secondo me l'anno scorso lo scudetto, ecco, l'abbiamo perso anche perché c'erano 5-6 calciatori in rosa che inconsciamente avevano mollato un po', no? Inconsciamente erano a fine ciclo. La zavorra delle disillusioni, delle delusioni dei campionati precedenti. Inconsciamente, no? Quando sei da tanti anni in una squadra, dico e ripeto e sottolineo, inconsciamente tendi a mollare un po', a differenza di calciatori affamati che sono venuti quest'anno. E secondo me i successi di questo Napoli sono da identificare in due
caratteristiche importanti che ha la squadra. La prima è la fame, che non aveva negli anni scorsi. Sono arrivati tutti i calciatori affamati con la mentalità giusta. E vanno i complimenti alla società. A proposito di fame, sì, no? Faccia, di l'espressione di Osimhen in panchina prima del fischio. Il Napoli è una sola anima quando va, quando va in campo, è una sola anima. Non c'è chi, ecco, sono tutti coesi per raggiungere l'unico obiettivo, che è quello della vittoria. E questo che non c'era l'anno scorso. Anche se l'anno scorso comunque era un gruppo unito, però mancava, c'era quel qualcosa che mancava. Dicevo, queste due caratteristiche, la fame. E complimenti alla società, perché non solo ha scelto dei calciatori bravi tecnicamente, come Kvaratskhelia, Kim, che sono state le vere sorprese, ma anche sono stati bravi a scegliere calciatori con la mentalità giusta. Sì. Perché non è facile per due calciatori nuovi che venivano da campionati totalmente diversi integrarsi in questo modo al primo anno. Tanta velocità, certo. Al primo anno e poi... I primi mesi, assolutamente. Dopo e poi, mese. Altra caratteristica importante è la qualità della rosa che ha questa squadra, perché chi entra determina. E quando hai una qualità... Noi abbiamo sempre detto che, ecco, nei anni scorsi uno dei principali, diciamo, lati negativi della squadra era quello che non aveva in rosa, diciamo, 22 elementi, sì, no? Quest'anno ce li ha e si vede, infatti, chi entra a gara in corso anche 5 minuti determina le partite, come è stato il caso di Simeone, non solo contro la Roma, ma anche in altre partite. Spesso negli anni passati abbiamo sottolineato, si sa, quando uno guarda l'operato della propria squadra o analizza un po' le cose che fa, tende sempre a sottolineare gli elementi di cattiva sorte durante il percorso. Accade per noi quando analizziamo quello che facciamo, sai, spesso ci capita di dire, sempre a me capita sta cosa, che sfortuna. È quest'anno anche l'anno che a Simeone arriva palla, stacca, rete, arriva palla a un altro, tira, rete. Anche, sì, anche si è un briciolo di... un'alchimia veramente, sì, importante. Lo diceva anche Mourinho, no? Il Napoli è sotto una buona stella. Sì, sì, perché, sì, sì. Ma quando... L'anno scorso prendi 12 pali, mi pare, 11-12 pali. Vero. Però sai, io sono dell'opinione che la fortuna te l'aveva conquistare. Quindi non deve essere un alibi la sfortuna. La fortuna te l'aveva conquistare, il Napoli se la sta conquistando abbondantemente, certo, sul campo con le prestazioni. Sono curioso di vedere questa squadra, parlando di futuro, no? Di questo mese di febbraio, sono curioso di vedere questa squadra come gestirà il doppio impegno. Champions, campionato, e anche sono curioso di vedere come Spalletti gestirà la rosa, perché adesso non avendo più la Coppa Italia, certo, quindi non puoi far giocare sempre gli stessi, e sono curioso proprio di vedere come gestirà e capire come gestirà la rosa. Bene, bene, bene. Dicevamo di parliamo di questo febbraio in discesa, però con te, così come facemmo la settimana scorsa, in maniera molto congrua, appassionante, tanto poi alcuni punti focali della giornata della sfida alla Roma li centrasti, insomma, ne parlammo. Tu stesso nella conversazione che abbiamo parlato ieri, mi pare, stamattina. Sì, parlavamo dei terzini che giocavano nel campo come dei centrocampisti, addirittura di Lorenzo da seconda punta. Sì, sì. E infatti poi, come ti ho detto, nel post partita di Dazon hanno messo in risalto questo aspetto tattico del Napoli, dei due terzini che entrano in campo, determinano, fanno assist, fanno gol, e quindi poi, diciamo, non siamo stati primi, ma abbiamo messo l'accento su un punto di forza del Napoli di quest'anno. Chiedi allora, tu hai preparato anche oggi un contributo forma di slide, se la regia è pronta o appena la regia è pronta, insomma, di mandarci in onda la prima slide in modo da cominciare. Ecco qua, già siamo prontissimi. Ecco qua, questa è l'occasione del primo gol del Napoli. Vediamo la Roma come schierata in 10 dietro la linea della palla. E guardiamo i soliti terzini. Da dove deduciamo che sono in 10? Perché uno è Dybala, l'altro è Abraham. Qui ne vediamo 5, quindi. Ne vediamo 5, ma se poi scorriamo le immagini c'è tutta la linea difensiva. Guardiamo i due attaccanti dove sono, stanno. Dybala, quindi, Abraham, esattamente. Eccoli qua. Quindi eccoli si qua, vede, perfetto. Ecco la linea difensiva già posizionata. Quindi una Roma già posizionata. Quindi non è facile poi quando una squadra è posizionata tutta, ecco, dietro la linea della palla. E notiamo già la presenza dei due esterni bassi di Lorenzo e Mario Rui, che si guardano molto dentro al campo. Posizione da centrocampisti, sì, guardiamo anche Zielinski, anche sa dove stanno, Lobotka è dietro in copertura preventiva, quindi sì, guardiamo questa
quest'1-4, diciamo così, una specie di libero, sì, di libero, esattamente, quasi. Esattamente, quest'1-4 che si crea a centrocampo. Qui è Lobotka che verticalizza per Zielinski, che fa, ecco, quando poi, poi possiamo parlare di quello che vogliamo, però la poi la qualità, perché qui Zielinski si gira, supera il suo uomo e va a proseguire l'azione, che poi diventerà, diventerà, se la palla la dai a me, diventerà gol. Quindi se qua Zielinski magari la dà indietro, il pallone fa un retropassaggio, l'azione non, il Napoli non fa il gol. Quindi ecco, quando poi riesce a creare la superiorità numerica, Zielinski supera l'avversario, vai avanti, qui ne sono 8 di slide, è una sequenza di 8, quindi andiamo un po' più veloci, vai avanti, ecco qui, quindi Zielinski supera l'avversario e va a attaccare la porta. Guardiamo la posizione di Kvaratskhelia, la classica posizione di esterno a sinistra, vai avanti ancora, Zielinski trasmette per Kvaratskhelia, ecco qua, il raddoppio di marcatura sul georgiano. Avanti ancora Davide, eccolo qui Mario Rui. Scarico per Mario Rui. Mario Rui a ridosso, a sostegno. Quindi che fa? Che cosa succede? Kvaratskhelia, anziché andare sul fondo, scarica. Esattamente, Mario. Anche perché poi lui gioca a piede invertito, quindi preferisce andare sul destro. Che fa? Si accentra, però scarica su Mario Rui perché ha già due giocatori addosso. Vai avanti. Eccola qui, qui che mi chiedi come mai questa foto. Chiedimela. Per come mai questa foto è una specie allora, di... Lì c'era, questa è la Napoli, è la Salernitana Napoli. Certo. Se ricordi era Anghissà, perché Kvaratskhelia non c'era, in posizione di esterno. Eccolo che là, va a triangolare con chi? Con Mario Rui. Con Mario Rui. Quindi questa è un'azione codificata che il Napoli usa spesso. Io la ricordo questa azione nella Roma di Spalletti, queste triangolazioni interne. Che la squadra giallorossa faceva con Mancini all'altro esterno, non ricordo. Candelà, comunque queste, forse Candelà, forse è il periodo forse era di Capello, se non sbaglio, forse era comunque queste triangolazioni Taddei, probabilmente esattamente Taddei, Mancini, queste triangolazioni interne che come dicevo l'altra volta è uno dei 9 metodi, modi per attaccare la porta. Quindi questa è un'azione codificata, l'ha fatta Anghissà perché Kvaratskhelia non c'era e ora l'ha fatta Kvaratskhelia. Bella questa annotazione. Quindi, questa sovrapposizione. E possiamo vedere, ecco, Osimhen, la difesa della Roma è schierata, perché guarda quanto ce ne sono. Qui c'è un'altra cosa che notasti. Osimhen nei gol di testa, la settimana scorsa parlammo dei gol di testa, salta sempre tra i due centrali. Guarda, adesso Osimhen è tra i due. Infatti è una sua prerogativa. Però qui ne sono 3, quindi è facile andare tra i due centrali, ma quando ne sono 4 i difensori due si stringono di più e lì comunque va in mezzo ai due. E anche qui poi vediamo, c'è un errore però del difensore della Roma, qui Kvaratskhelia cross però perfetto, perché dicevamo la qualità, se non hai la qualità non la metti la palla lì. E vogliamo parlare poi del gol di Osimhen. Vai avanti Davide, insomma. Ecco qua, qui Osimhen alza la mano, qui il difensore che è Ibanez non deve saltare, che era il terzo, vai un attimo indietro, vai un attimo indietro, giusto per far vedere questa notazione, Ibanez è quello vicino a Osimhen avanti però, c'è Spinazzola che è su Lozano, qui il difensore non deve andare indietro come fa, vai ancora avanti, non deve correre all'indietro, guarda qui fa un errore. Qui è Spinazzola che magari doveva andare a chiudere pure su Osimhen. Comunque, un errore perché non si salta così all'indietro, con queste braccia larghe, insomma. Si perde l'uomo e poi c'è, stop di petto controllo di ginocchio e tiro a volo. Insomma, tanta roba. Il massimo che un centravanti può fare in area di rigore. E poi guarda la difesa della Roma tutta schierata. Andiamo a vedere ora in fase difensiva cosa ha funzionato e cosa no nel Napoli, perché poi ci sono state un po' di luci ed ombre della difesa. Esattamente, ovviamente giocavamo con la Roma, è una buona squadra, quindi c'è magari rischiare, nessuna critica, però andiamo a vedere, qui è una situazione di ripartenza da parte della Roma, tant'è vero che non vediamo il centrocampo, vediamo solo la difesa schierata, c'è un 4 contro 5 da parte dei giocatori azzurri, quindi 5 azzurri contro 4 giocatori della Roma. Che cosa succede? Adesso la palla, non ricordo chi è l'avversario che ha il pallone, comunque vai avanti Davide, c'è un cross che viene respinto dalla difesa e la palla capita a Pellegrini, che sta che è in un'ottima posizione per tirare. L'anno scorso tanto io ricordo spazio. Che spesso abbiamo analizzato, e non so se ricordi anche tu, il gol del Napoli preso contro il Milan in casa l'anno scorso, dove ci fu una respinta fuori aria, il tiro del giocatore del Milan e la palla che andò in rete, ma nessun calciatore attaccò
il tiratore, esatto, il tiratore del Milan. Guardiamo questa qua, appena la palla va a Pellegrini, va avanti Davide, guarda Kim come attacca, già in corsa. La postura, il famoso triangolo difensivo che forma Kim, Raccamani e Mario Rui. Quindi in uscita si forma questa piramide, viene detta, che va ad attaccare subito Pellegrini, che poi adesso non ricordo se sbaglia il tiro, ma c'è anche Zielinski che l'anno scorso, ricordo, non andava mai ad attaccare, a difendere, oppure era in ritardo. Oggi domenica invece è quasi sul pallone anche lui a contrastare, certo, quindi questo certo. È un segnale importante, quando meno affretta la conclusione dell'avversario, dà fastidio, mette ansia, certo, quindi certo. Però la cosa importante è che il difensore, questo Kim, esce subito a chiudere lo specchio, e questo deve fare una difesa assolutamente quando assolutamente. Viene attaccato in questo modo. Ottimo, ci fermiamo un attimo con le slide, insomma andiamo, volevo reggere, torno un attimo a Spalletti, vado a leggere l'intervista completa, è molto breve. L'allenatore del Napoli, passando per la sala stampa del training center di Castelvolturno, si è soffermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per l'intervista che era lì, per l'intervista a Pierluigi Gollini. Sono venuto a salutarla, dice il mister, sono stato avvisato di questa presenza così importante, come al solito lui scherza, insomma fa molte ironie, sono venuto a salutarla, non perché un Walter che salutiamo non sia un giornalista importante, ma sappiamo quanto ami Spalletti anche ironizzare, sì, esatto. Sì, scherzare, insomma. Magari posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi, voglio dire che adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo, che ci siano vicini, soprattutto in questo momento qui. Si fa tutto per lei, ecco quel passaggio che sottolineavo, città, maglia, squadra e storia del Napoli, quindi sono quattro elementi, non tre, tutto per lei, non per lui, niente per singoli elementi, tutto per la città. Tutto per lei e forza Napoli deve diventare un mantra, uno slogan, quindi ha provato anche a lanciare questo tutto per lei, sono sicuro che diventerà insomma uno slogan da sciarpa o da maglia. Poi quello che ho da dire lo dirò in conferenza stampa, ci daremo appuntamento lì in conferenza, insomma. Quindi questo è il passaggio di Spalletti, ve l'avevo preannunciato, ve l'avevo anticipato in apertura, però la dice lunga su quanto Spalletti tenga questo carichi. È un momento importante, no? Siamo a 13 punti dalla prima inseguitrice, sente che questo è un momento importante e in effetti solo il Napoli può perdere questo scudetto, quindi questo è il pericolo, che si rompa magari quell'equilibrio che si è creato, cosa molto difficile a Napoli, quell'equilibrio che si è creato, io dico tra, parlando di triangolo difensivo, io dico questo equilibrio che si è creato tra società, squadra e tifosi. Quindi lui, che è una persona, ecco ripeto, molto esperta, soprattutto un allenatore che ha lavorato in grandi piazze, sa quanto è delicato. Ti chiedo, no? Una cosa, sì. L'ha fatto anche dopo quella telefonata, insomma, che poi è stata diffusa da quel tifoso, non so se hai seguito, c'è stata una telefonata di De Laurentiis con un tifoso che è stata, sì, poi è un'ottima chiave di lettura, potrebbe anche essere, con quel potrebbe anche essere, potrebbe per la anche storia, essere per questa. La città, per sì, i tifosi, vero, potrebbe anche essere questa, che poi sai, a Napoli insomma ci vuole poco, sì. Insomma, noi sappiamo dare tanto a questa squadra, sì. Però forse il troppo amore, succede un qualcosa che magari non è niente di grave, però poi ecco diventa, sì, si amplifica, no? Si amplifica, sì, tutto, sì, quindi sì. Ovviamente bravo a Spalletti che continua, ecco, a essere, ripeto, l'uomo in più di questa squadra. Abbiamo detto di Gollini, Kiss era lì per intervistare Gollini, andiamo a vedere le parole del nuovo portiere del Napoli, secondo portiere del Napoli, che dice: ero vicino già in estate, ma il Napoli valutava Navas. Vi racconto l'esultanza con Osimhen, questo è un dato insomma interessante, lo notai anche in diretta, sì, Gollini sì. È appena arrivato che va ad abbracciare Osimhen, sì, sì. Dopo il gol realizzato. Pierluigi Gollini, nuovo portiere del Napoli, si presenta a fine mercato, oggi a fine mercato con un'intervista, bla bla bla. In pochi sanno che c'è stato un avvicinamento questa estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni. E io avevo la questione Firenze abbastanza avviata. La Fiorentina era pronta per il mio passaggio, il Napoli invece aveva altre priorità come la situazione Navas. Ora invece sono felice di essere approdato in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ammirazione per ciò che riesce a trasmettere, per ciò che riserva ai calciatori e ovviamente per il Napoli come squadra. Gli chiedono: Osimhen è venuto da te dopo il gol per risultare, ci racconti questo gesto? Lo ringrazio molto, negli spogliatoi io ho detto in inglese: fammi vedere il leone che sei.
Poi abbiamo parlato un po' e abbiamo legato in marina naturale. È un gesto che ha fatto per darmi il benvenuto, lo ringrazio tantissimo. Mi sembra di essere in questo gruppo da tanto tempo, anche perché con gli italiani, alcuni italiani li conosco da tempo per le nazionali. Poi c'è Don Belé che ho avuto con me al Tottenham e anche con molti altri ho avuto a che fare come calciatore. Bella sta cosa. Non dimentichiamo che questo è un ragazzo che a 15 anni è andato al Manchester United. Ah, okay, certo. Certo. Quindi è un giocatore che comunque è giovane, 26 anni se forte non sbaglio, coi piedi, fortissimo coi piedi. Sì, però a 15-16 anni questo è andato a giocare fuori al Manchester. Sì. In che squadra? Sì. Manchester United, quindi è già un giocatore esperto che ha mentalità. Io ti dico la verità, avevo qualche remora a riguardo quando il Napoli ha dato in prestito, adesso non so quale formula ha dato Sirigu alla Fiorentina, ha preso Gollini, perché Gollini è un gran portiere. Io non so dico quanta che non voglia ho, abbia di ti stare dico che non ho remora, ti spiego perché quanta voglia ha di stare di fare il secondo, perché ha una carriera davanti, è un grande portiere, a me è sempre piaciuto, ha una grande personalità. Mm-hmm. E la personalità da che cosa la vedi anche dal suo passato, che ripeto, questo è un giocatore che a 16 anni è andato a giocare a me, certo, è un giocatore certo. Che già a me quando giocava nell'Atalanta per personalità, per tecnica, ti piaceva moltissimo, anche a me piaceva moltissimo. Però abbiamo un Meret ora che è veramente consapevole della propria forza, e quindi non credo che Gollini possa essere più un disturbo per lui, diciamo così. Poi io so che Gollini non è contento di fare, giustamente, perché lui merita di giocare meriterebbe di giocare in qualsiasi squadra. Quindi bisogna vedere poi che progetti ha il Napoli per il futuro, no? di questo portiere. Io non ho remore per una serie di motivi. La prima è, vedi il Milan, Magnan, grandissimo portiere, il secondo è Tatarusciano, tra i due c'è un abisso, si è creata una situazione, infortunio grave per il francese, il Milan si ritrova con un portiere che secondo me non è più adeguato a giocare a certi livelli. Chiaro che il Milan è crollato non a causa del portiere rumeno, però se però vai a vedere l'anno scorso il Milan ha giocato con Tatarusciano per i vari infortuni di Magnan. Sì, però insomma, molti, il Milan subisce 5 tiri nello specchio della porta, 5 vanno in rete. Insomma, sì, vabbè, ma lì è un problema, insomma, Altra questione, Meret nelle passate stagioni qualche piccolo infortunio di tanto in tanto l'ha avuto. Chiaramente Sirigu dava garanzie, però dal punto di vista fisico anche lui stava avendo qualche problemino. Il Napoli ha pensato in una stagione così importante, secondo me, in una stagione così importante in cui c'è anche la Champions, che è una competizione che il fatto che De Laurentiis abbia fissato nella cena con i calciatori di ieri l'altro un premio per la finale Champions, cioè addirittura per la vittoria, la dice lunga su quanto la società abbia fiutato la stagione propizia per andare più lontano possibile. Quindi secondo me non si sta lasciando niente al caso. Arriva Berezinski, c'era bisogno di Berezinski per vincere il campionato? Probabilmente no, avremmo potuto continuare con Zanoli. Si prende Berezinski perché il Napoli non vuole lasciare nulla al caso, non vuole, come nella passata stagione quando Di Lorenzo nell'ultima fase si infortunò. Ti interrompo, quindi su è Zanoli, importante avere su Zanoli. Io avevo individuato un tempo fa, quando analizzavamo la rosa, forse all'inizio del campionato analizzavamo la rosa del Napoli, avevo individuato in Zanoli un eventuale punto debole come rincalzo. Ma il Napoli provò in estate a prendere qualcuno e non ci riuscì. E io sono d'accordissimo con questa scelta, perché Berezinski è un giocatore esperto, un nazionale polacco, quindi un giocatore certo. Che sa adesso qual è il suo ruolo. Ovviamente Zanoli nel pieno dell'età giovane vuole andare a giocare, giusto poi che lo si faccia fare esperienza per capire questo giocatore che giocatore è, scusami certo, il gioco di parole, certo. se può giocare a certi livelli, certo. Perché l'anno scorso, dopo le prime due apparizioni, quando mancò Di Lorenzo, abbiamo detto tutti che prestazioni, poi dopo pian piano, quando doveva confermare, perché è sempre la conferma che è più difficile, quella più di l'aspetto più difficile, quando doveva confermare, poi siamo rimasti un po' tutti, non dico delusi, però non proprio convinti di Lorenzo, esattamente. Allora, quindi ecco, quella è una scelta giustissima, perché ovviamente anche Giuntoli, cosciente che l'unico, diciamo così, punto debole di questa rosa era lì, è andato a rinforzarla con un giocatore che sa qual è il suo ruolo oggi, e può sostituire Di Lorenzo, magari quando Di Lorenzo sarà squalificato, ci auguriamo di no, o magari qualche piccolo infortunio, e comunque ci auguriamo di no. Quindi, a gara in corso, per risparmiare di 30 minuti, esattamente.
evidentemente anche Spalletti in allenamento, scusami, vai. Avrà visto anche in Zanoli forse delle incertezze. Sì. E le incertezze tu le puoi rispondere. L'ha detto spesso in conferenza stampa, non nominandolo direttamente, ma dicendo: nessuno in rosa mi può garantire quello che mi garantisce. Allora, la risoluzione Giovanni dell'errore la ottieni quando giochi. Certo. Se sei in panchina, non hai la percezione, ma la certo. risoluzione la ottieni quando sei in campo, con l'esperienza. Ovvio. Con l'esperienza. Assolutamente. Sul presente ti dicevo di Collini e poi sul futuro vengo a quello che dicevi tu, il Napoli, insomma, c'è la discussione sul rinnovo contrattuale, sul prolungamento, sull'adeguamento per Meret e il Napoli si è comunque riservato la possibilità di avere in rosa un portiere di prospettiva che nel caso in cui le cose con Meret non dovessero andare come il Napoli auspica, come il suo procuratore auspica, insomma, il Napoli avrebbe già la soluzione in casa, certo, riscattando un portiere comunque poi, bravo, forte, sbaglio, giovane. Assolutamente, correggimi se sbaglio, il riscatto è di 8 milioni. È di 8 milioni, quindi, veramente un'inezia. Assolutamente, per il valore del calciatore che, se non sbaglio, dal Tottenham fu pagato sui 25 milioni di euro, se non sbaglio, sì, su milione in più, milione in meno. Assolutamente sì. Prima di andare in pubblicità, c'è ancora qualche minuto, vado a completare l'intervista a Gollini per comprendere anche questo nuovo calciatore che è entrato nel gruppo Napoli. Con la maglia della Fiorentina facesti una grande parata contro Raspadori. Sì, sicuramente quello è stato il mio momento migliore in maglia viola. Poi non ho più trovato lo spazio che desideravo e quello mi ha consigliato di venire qui. Jack ha fatto un'ottima giocata, io un'ottima parata. Jack Raspadori, chiaramente non Bonaventura, ex compagno di squadra di Gollini. Già si vedeva che Napoli era partito forte, oggi è una squadra più collaudata. Un po' di tifosi napoletani mi hanno maledetto per quella parata e per quella partita che terminò 0-0, tra l'altro, unico 0-0 della stagione del Napoli. Oggi spero di ripagarli con questa maglia. Sei stato accolto come in una famiglia? Sì, tanto viene dato anche alle persone che lavorano per il Napoli, a partire da magazzinieri, lo chef e i fisioterapisti. Ok, mi hanno accolto tutti come davvero in una famiglia, questo mi aiuta molto, mi aiuterà molto ad integrarmi e farmi sentire a casa. E poi c'è un gruppo squadra molto tranquillo, si percepiva dall'esterno, ne ho avuto la possibilità poi di verificarlo dall'interno. Ancora due battute, Spalletti ha detto che non è bravo in matematiche per fare i conti per lo scudetto. La chiave del discorso è pensare partita per partita, è così, è qui, anche qui, è la forza di questo gruppo. Se riusciamo a fare ciò che questa squadra ha dimostrato nel tempo, il futuro davanti a noi è roseo. Il Milan l'anno scorso ha vinto lo scudetto e quest'anno sta vivendo un momento difficile. Questo per dire che nel calcio delle cose che sembrano facili non lo sono mai. Quindi è giusto quello che dice il mister per rimanere coi piedi ben saldi per terra. Cultura napoletana, parlano tutti della futura festa scudetto, immagino cosa succede se il Napoli vince, io sono italiano, conosco la cultura napoletana, poi è normale che finché non lo vivi non puoi saperlo, ma so che il Capodanno ad esempio qui è unico. Gli dicono, molto lunga l'intervista, vado a qualche altra battuta interessante. Sulla Champions è una competizione molto difficile, estremamente competitiva. Dalla nostra noi abbiamo la possibilità di scendere in campo con spensieratezza, con il talento e il modo di giocare che abbiamo ce la potremmo giocare con chiunque. Nei quattro portieri italiani più bravi, due sono del Napoli, è un bel segnale? Sicuramente sì, quindi non dice no, non si schernisce, deve essere definito. È appena arrivato. Dice sì. Io posso essere solo felice e dire che Napoli ha fatto le scelte giuste. La scuola dei portieri italiana dal punto di vista tecnico è secondo me la migliore. Tra poco si giocherà anche contro la Fiorentina. Spero che quella giornata possa essere una splendida giornata per il Napoli. Un messaggio a tifosi, chiudiamo qui. Ringrazio tutte le persone di Napoli per l'accoglienza ricevuta, mi hanno fatto sentire a casa e benvoluto fin dal primo momento. A livello umano questo non ha prezzo, li ringrazio tutti, quindi chiude un po' il cerchio con le parole espresse da Luciano Spalletti, successive poi all'intervista di Pierluigi Collini. Sono le 16, spaccate, ce ne andiamo in pubblicità, al rientro avremo il primo ospite, magari tu hai preparato ancora qualche altra slide, la analizzeremo magari anche con il nostro ospite che sarà collegato di ritorno dalla pubblicità. Eccoci rientrati in studio, non so se abbiamo il primo ospite, chiedo alla regia che è proprio lì di fronte a me, la regia, no, non credo sia ancora collegato il primo ospite. Ah, invece sì, io lo vedo, non so se sì, lo vedete anche voi. Mauro Guerrera, eccolo. Buonasera Gennaro, buonasera a tutti. Buonasera Mauro. Bene Mauro, stavamo un po' facendo il punto, ti ho anticipato anche stamattina il titolo della puntata, sarà Napoli, sarà un febbraio in discesa, in realtà non eravamo ancora entrati nel merito del titolo della puntata di oggi, della trasmissione, chiaramente la discesa a cui si fa riferimento nel titolo si riferisce al campionato in cui il Napoli in rapida successione in questo mese di febbraio andrà ad affrontare quattro squadre che alcune pienamente invischiate nella lotta per la salvezza, penso allo Spezia, un'altra come la Cremonese che
diciamo, ha un piede già in Serie B, probabilmente al netto poi delle imprese che sta compiendo in Coppa Italia, eliminando prima il Napoli a domicilio e altrettanto ha fatto ieri sera con la Roma, tra l'altro nell'ambito dei 90 minuti regolamentari, contrariamente a quanto fece con gli azzurri. Poi affronteremo il Sassuolo, che si è rilanciato in maniera fragorosa nella sfida al Meazza, che evidentemente è una sfida che al Sassuolo o sponda Inter o soprattutto sponda Milan sente tanto, e che se abbiamo individuato nei calciatori del Sassuolo, la squadra del Sassuolo, un ostacolo fragile nei confronti della Juventus, nei confronti delle milanesi invece è sempre molto dura, con un Berardi che quando vede rosso-nero, insomma, vede rosso più che rosso-nero. E poi concluderemo questa, insomma, questa quaterna di incontri contro avversari di media bassa classifica contro l'Empoli il 21 di febbraio, attenzione, avremo invece la trasferta a Francoforte contro l'Eintracht, invece avremo subito dopo, credo il 25 probabilmente, la sfida all'Empoli di Paolo Zanetti, una sfida interessante perché l'Empoli sta facendo bene e chissà che in quel periodo sia già ampiamente lontana dalla zona salvezza, come in realtà già in ordine abbiamo Spezia, Cremonese Sassuolo, Sassuolo e poi in Champions League Francoforte e poi l'Empoli chiude il mese di febbraio in campionato. Il riferimento, Mauro, è al mese di febbraio in campionato. Sarà in discesa? Come prevedi? Che mese sarà per il Napoli? Parliamo del campionato, altra cosa poi alla Champions, che insomma sarà una parentesi a parte. Allora, Gennaro, è in discesa se il Napoli gioca da Napoli, perché abbiamo visto come l'Empoli è andato a vincere in casa dell'Inter, come Sassuolo ha messo in difficoltà il Milan, come la Cremonese ha superato il turno prima con il Napoli e poi con la Roma. Messo quindi in difficoltà sei stato buono, messo in difficoltà, si è disintegrati. Nel senso che non ha reso la vita facile alla fine, infatti non sono riuscite le vittorie per le squadre più forti. No, scherzo, quindi, scherzo. Napoli sicuramente è più forte di queste squadre qui che abbiamo elencato, anche secondo me se gioca da Napoli non dico che possa vincere facile, però ha tutte le carte in regola per fare filotto di vittorie, ma sì, a patto, come ho detto prima, che vada in campo con la determinazione vista con la Roma, nel finale con la Roma, nella partita con la Juventus, nel derby con la Salernitana. Ecco, se va in campo convinta che serve il Napoli al 100%, con tutte le forze e la massima concentrazione, il Napoli può fare filotto e veramente potremmo affrontare la Champions con uno spirito diverso, magari prestando anche una maggiore attenzione alle partite di Champions rispetto a quelle di campionato, perché se inizia a aumentare il vantaggio, come diciamo la carta suggerisce domenica, perché non credo che Milan possa perdere un'altra partita, non mi aspetto un'altra sconfitta del Milan, quindi una vittoria con lo Spezia significherebbe andare a più 15, il vantaggio più 15 significa 5 partite con 17 poi da giocare, e non è roba da poco, è tantissimo. Poi avremo la Cremonese, nei confronti della quale dovremo, tra virgolette, vendicarci. Insomma. Peraltro, Paolo, il Napoli sta dimostrando una crescita mentale esponenziale. Ti faccio un esempio: Napoli-Roma. Il Napoli subisce il gol che mancano 15 minuti alla fine della partita. Poteva verificarsi quella situazione che qualche nostro tifoso al telefono suggerì. Ah, tu eri andato via. Qualcuno disse: ma se il Napoli a 15-20 minuti dalla fine dovesse essere in parità, sarebbe potrebbe anche accontentarsi. Ma la squadra inconsciamente poteva accontentarsi del pareggio, perché pur vincendo l'Inter sei comunque a più 11 dalla prima inseguitrice, sei una distanza di sicurezza. Quindi invece no, a me ha colpito... Spalletti ne mette 3 dentro per provare a vincere. Sì, ma mi ha colpito la mentalità di questa squadra, perché sì, è vero che la Roma aveva preso un po' di campo, pareggia, però poi il Napoli dopo il pareggio praticamente poi la Roma non ha visto più palla. Certo. Ed è quello che mi ha impressionato molto di questa squadra, quindi questa mentalità. La Roma non ha 10 minuti, non ha visto più palla, e c'è stato il vantaggio meritato con quel gran gol di Simeone. Quindi ecco, è un Napoli che ci vuoi trovare un difetto, ma alla fine non glielo trovi, perché gli è cresciuto anche e soprattutto dal punto di vista mentale, oltre che nel gioco, nella prestazione, insomma, nella fame, no? Che ne abbiamo parlato prima. Assolutamente. Mauro, tu eri allo stadio, immagino, cosa ti ha impressionato invece del Napoli, anche se visto da vicino, non so se sei stato allo stadio domenica o comunque, dimmi come. No, ma sono d'accordo, perché quello che ha impressionato del Napoli è la crescita mentale, perché comunque magari in altre circostanze dopo il pareggio andava nella paura, invece questa volta ha reagito, ci ha messo tutta la voglia di vincere la partita, sia l'allenatore con le sue scelte che i giocatori in campo, perché infatti
Sono d'accordo, negli ultimi 10 minuti, dove gol, la Roma non ha visto più palla, anzi non ha quasi più visto l'area di rigore del Napoli. Certo. Quindi è questo che mi ha impressionato di più, perché Napoli è cresciuto veramente tanto. Magari c'è stato proprio, forse l'aspetto migliore della rivoluzione estiva è questa, che è arrivata una nuova mentalità di gente non sazia, non appagata, che ha fame, che è giovane e sa che ha una carriera davanti, quindi le carriere si costruiscono vincendo, perché è vero, sì, lo spettacolo, il bel gioco, il bel gol, ma alla fine quello che conta, quello che rimane, sono i trofei che si vincono. Loro magari lo hanno capito, e come avranno anche capito che vincere lo scudetto a Napoli non è retorica la mia, perché poi alla fine è la verità, perché vincere lo scudetto a Napoli significa entrare nella storia del calcio, perché vedete, noi ancora posanniamo gli eroi di 30 anni fa, dell'87, del 90, ancora oggi quando li vediamo per noi sono idoli, certo, da venerare, non da semplice selfie, un qualcosa che va al di là del farsi una fotografia di un autografo, perché quando io vedo ad esempio un Francini che viene in trasmissione con me, mi sorridono gli occhi a pensare a quello che abbiamo visto. Allora, secondo me i calciatori hanno capito che vincere a Napoli è un qualcosa di straordinario, di speciale, un qualcosa di storico. Stanno in una situazione che veramente lo scudetto lo può perdere solo in Napoli, quindi come abbiamo detto prima, quei 20, quei 10 minuti finali stanno a dimostrare che il Napoli è cresciuto mentalmente e ha capito che l'obiettivo è alla portata e che dipende tutto da loro per raggiungerlo. Quindi mi ha impressionato soprattutto questo. Di là oramai del gioco, l'abbiamo detto tante volte, il gioco del Napoli secondo me è uno dei migliori in Europa attualmente, forse se la gioca con il Manchester City, magari con l'Arsenal, ma altre squadre che giochino meglio del Napoli in questo momento sinceramente non ne vedo, soprattutto in Italia. Due considerazioni, Mauro, ascoltandoti. La prima è legata, noi spesso in passato, è legato al tipo di gestione che ha il Napoli a livello societario, intendo, spesso è stato il Napoli anche da parte nostra criticato in ambito di gestione societaria, perché è stato definito insomma una gestione a carattere familiare, talvolta insomma quella è venuto fuori quegli aspetti negativi di una gestione, se non a carattere familiare sarebbe estremo definirla tale, però insomma non ai livelli gestionali che vediamo invece in altri club europei e in alcuni casi italiani. Non so se sei d'accordo, stiamo vivendo una fase in cui questo tipo di gestione, quella che ha il Napoli, con un'estrema vicinanza tra la proprietà e poi la squadra e quelli che sono i vari segmenti della squadra, dall'allenatore ai calciatori, questa estrema vicinanza contrapposta alla finanziarizzazione diffusa un po' in tutta Europa ormai, dove i gruppi industriali, i gruppi finanziari più che gruppi industriali acquistano le società di calcio, le gestiscono come uno degli elementi del loro portafoglio d'affari e spesso non si sa neanche bene chi è il referente, chi è il presidente, o si alternano i presidenti, gli amministratori delegati, così come accade nelle aziende. Hai citato l'Arsenal. L'Arsenal è un mix di questa tra queste due anime. Ma quello che voglio chiederti è: la ricetta che sta mostrando il Napoli, questa estrema vicinanza, questa gestione, come dire, no, familiare, dai, diciamo gestione familiare, perché adesso non mi viene un altro termine, contrapposta invece a questi grandi gruppi finanziari che però sono lontanissimi dalla gente, dai tifosi, dalla squadra, può essere una ricetta alternativa per un calcio come quello italiano, soprattutto che ha meno denaro rispetto alla Premier e rispetto ad altri grandi club europei, ecco. Non so se mi sono spiegato bene, ho fatto un po' di confusione. No, benissimo. Guarda, io penso una cosa, che la gestione del Napoli io la chiamerei realistica, perché comunque è adeguata a quelli che sono il fatturato di una squadra, perché proprio il problema grosso, soprattutto in Italia, di tanti club che hanno speso molto più di quello che hanno passato. Attenzione, quando dico familiare intendo la proprietà, chiaramente, non intendo... Sì, certo. Vai, scusami, vai. E quindi questa gestione familiare, alla fine come la vogliamo, definiamola così, dai, perché oramai sono tutti della famiglia che stanno nel consiglio di amministrazione, quindi è giusto che la definirla così, però è la gestione secondo me più corretta, anzi io qualche anno fa ho criticato proprio De Laurentiis nel senso che, come dire, quando è uscito fuori un attimino da questo suo tipo di gestione del club, nel senso che non ha ceduto prima Haaland e poi Koulibaly a cifre astronomiche,
Ecco, io ad esempio l'ho criticato in quella circostanza lì, perché oramai, visto che lui ha impostato la società in questo modo, quando arrivano queste offerte, lui deve ottimizzare al massimo quelle che sono le entrate del club. Quindi con l'offerta fatta da Alan, Napoli avrebbe potuto rifondare la squadra già qualche anno fa, e magari già qualche anno fa poteva arrivare qualche successo in più. La cosa che ad esempio io trovo molto migliorata nel Napoli in questi ultimi, diciamo, 6-7 mesi è l'aspetto comunicativo. L'aspetto comunicativo e secondo me anche, come dire, questa innovazione di immagine anche a livello social del Napoli, che ha avvicinato molto le persone. Quindi questa è stata una cosa che ho apprezzato tantissimo, e peccato ogni tanto purtroppo c'è qualche scivolone per qualche telefonata, finta o vera che sia. Però, no, però lui ha smentito, lui ha confermato su Twitter parlando di ironia, quindi la telefonata effettivamente è esistita. No, è vera, però tante volte, come dire, per esprimere una nostra opinione uno può anche fare una telefonata. Vabbè, Mauro, combinata, ma, scusa, quindi, ma quello è il cioè non deve meravigliare, quello è il pensiero di De Laurentiis nei confronti dei napoletani, l'ha espresso più volte anche in passato ed è la ragione per la quale De Laurentiis non è amato, cioè è inutile nascondersi dietro un dito, quello pensa dei napoletani, l'ha detto più volte, quindi... No, sì, per carità, questo siamo d'accordo, anche sulla pizza l'ha detto più volte, per carità, però la coincidenza che questa telefonata, presidente, vinciamo lo scudetto, è arrivata 3 giorni dopo, quando qualcuno dopo Napoli-Roma gli ha chiesto presidente vinciamo lo scudetto, lui ha risposto che cavolo di domande sono, quindi certo. La trovo un po' una coincidenza strana, che neanche a farla apposta la stessa domanda, per come dire l'ho vista come una cosa combinata per rafforzare il concetto, non mi fate più queste domande perché sono domande inutili e idiote, probabile, quindi probabile. Sotto, però vabbè, lo sappiamo il pensiero. Però Spalletti oggi, poi passo la palla a Paolo. Spalletti oggi a Castelvolturno approfitta dei microfoni di Walter, di Radio Kiss per dire: noi giochiamo per la maglia, giochiamo per la città, giochiamo per i tifosi, giochiamo per la storia. A pochi giorni di distanza dalla telefonata, insomma, simpatica, diciamo, definiamolo così, del presidente con quel tifoso, che poi in maniera del tutto scorretta mette in rete, insomma, una conversazione che poi di fatto era privata. Non mi sembra un caso che Spalletti ritorni su questa cosa in maniera... Dice, attenzione, non facciamo scherzi. No, ma io ho condiviso questa tua chiave di lettura, perché poi Spalletti è un vecchio volpone, quindi soprattutto poi lui è un allenatore che ha sempre allenato in grandi piazze, quindi ne sa come funziona. Quindi, ecco, secondo me potrebbe essere come sostieni, che lui, diciamo, in questa sorta di intervista ha voluto un attimo stemperare, ma a proposito di gestione... Cosa pensi invece di quello che dicevo prima? Insomma. Per tutti è sempre stato un punto debole questa gestione a conduzione familiare del Napoli, noi invece quest'anno è un punto di forza. E poi parliamo di gestione, sempre di gestione a livello mentale, parlo dell'allenatore, perché l'anno scorso l'allenatore, secondo me, ha commesso degli errori a livello di gestione mentale della squadra, soprattutto in alcune partite chiave, no, della stagione, quando forse ha caricato troppo la partita in conferenza, si parlava di indossare il mantello da supereroe e la squadra poi è andata fuori giro, abbiamo visto come poi ha toppato clamorosamente in 5-6 partite importanti, col Milan in casa, scontro diretto con la Roma, con l'Empoli, con lo Spezia, quindi ha imparato anche a gestire questo in maniera più leggera, tant'è vero che quest'anno la novità: prima delle partite in casa i calciatori non vanno in ritiro, ma ogni calciatore è con la famiglia. Quindi ecco, è stato un po' più elastico, perché questa città è già bollente, no? Già ti carica, è già piena di euforia. Quindi è normale che se tu poi vai a caricare ancora di più, rischi di far andare la squadra fuori giri, come è successo secondo me l'anno scorso. Quest'anno, con una diversa gestione mentale, e secondo me potrebbe essere anche questo, ecco, chiave di lettura del momento del Napoli, sì, sicuramente. No, io però penso una cosa, c'è solamente un pericolo che potrebbe, diciamo così, frapporsi tra il Napoli e lo scudetto. È un qualcosa che, diciamo, ho vissuto il primo scudetto con Maradona, che è arrivato a un certo punto, quando si iniziava a sentire l'odore del trionfo, c'è stata quasi la paura di vincere. Ecco, mi auguro che non ci sia strada facendo questo tipo di problema, perché
Qui in Napoli, come dicevi tu, giustamente ha spiegato una cosa importante, la leggerezza, è aumentata la leggerezza, questa è una cosa importantissima perché la squadra gioca divertendosi e se non sente il peso di quello che sta facendo veramente lo deve vivere in maniera serena, tranquilla, perché Spalletti, scusami Mauro, Spalletti si è accorto secondo me che l'anno scorso ha commesso questo errore, perché io ricordo benissimo prima delle partite chiave, delle partite importanti del campionato, sconti diretti, in conferenza ha caricato molto e la squadra poi in campo non ha risposto, anzi il contrario, ha deluso, e secondo me ha capito, ed è questo, gli fa onore perché poi ecco, ha corretto, no, quegli errori, poi hanno consentito alla squadra di fare quello step fondamentale. Glielo chiederò fondamentale. Appena avrò la possibilità in conferenza stampa, gli chiederò magari in una forma gli chiederò se ha cambiato comunicazione con i calciatori alla vigilia soprattutto di match importanti, perché è una cosa molto interessante quella che sottolinei. Mauro, abbiamo parlato brevemente della gara contro la Roma, ti ho chiesto le tue impressioni. Gara contro lo Spezia, parliamo di un febbraio, l'abbiamo definito col punto interrogativo in discesa. Questa discesa, se così sarà, se di discesa si tratterà, parte dalla sfida delle 12:30 di domenica contro lo Spezia di Mister Gotti. Ecco, che insidie secondo te può nascondere questa gara? Allo Spezia mancherà un Balanzola, hanno preso Shomurodov nell'ultima sessione di calciomercato, negli ultimi giorni potrebbe debuttare, ma insomma, come vedi questa sfida? Che insidie potrà nascondere? Ammesso e non concesso che se Napoli dovesse essere quello solito, non credo ci saranno problemi. Va bene, l'insidia principale è legata come al solito all'orario delle 12:30, che è sempre un orario un po' particolare, un po' bizzarro. E poi l'altra insidia è comunque un campo un poco più piccolo del normale, con gli spalti praticamente vicino, quindi un ambiente caldo. Poi per il resto lo Spezia dovrebbe presentarsi, sembra che oramai ci siano tutte le conferme delle 8 assenze, delle due importanti. Sì. Jassy e Zenzola, che sono i due giocatori di maggiore qualità, quindi Bastoni, mancherà Zurkowski, che di fatto non ha mai esordito. Zurkowski, Kovalenko, Moutinho, certo. Sì. Ha perso il difensore che era il punto di forza della squadra, Kivior, diciamo che hanno perso molto in qualità con queste assenze, però immagino che andranno comunque a moltiplicare le energie e la determinazione in campo. Però ripeto, se Napoli fa il Napoli, non vedo problemi particolari, ma dipende sempre tutto dal Napoli. Però attenzione che questa cosa delle assenze potrebbe rafforzare, perché io ricordo anche l'anno scorso quando lo Spezia venne a giocare a Napoli aveva parecchie assenze, poi fece quella partita, quindi potrebbe anche rafforzare, diciamo, però non ha niente da perdere, tra virgolette, sì, anche l'ambiente potrebbe essere, che si sa che ambiente poi c'è lì, no? Quindi, però il Napoli, io ho detto anche settimana scorsa, sono d'accordo Paolo. Sono d'accordo, infatti ho detto perdono in qualità sicuramente, perché comunque perdono gli elementi migliori, diciamoci la verità, soprattutto Nzola e Jassy, che sono insomma i punti di forza della squadra. Però sono d'accordo con te quando dici che comunque si andranno a moltiplicare le energie in campo, proprio per dimostrare che anche senza le assenze chi va in campo può fare qualcosa di buono. Però ripeto ancora una volta, se Napoli fa il Napoli, loro possono mettere in campo tutta la determinazione che vogliono, alla fine la differenza di valori dovrebbe emergere. Assolutamente. Ma dico, ragazzi, pure se Napoli fa il mezzo Napoli alla fine. No, ma assolutamente. Io settimana scorsa ho detto che guardando le partite del Napoli si ha sempre la percezione che questa squadra domina dall'inizio alla fine, e sono pochissimi quei passaggi a vuoto che sono fisiologici, perché la perfezione non esiste, però si ha proprio quella sensazione, quella percezione che il Napoli può segnare in qualsiasi momento, e sa soprattutto contro la Salernitana, ha avuto questa sensazione, sembrava il gatto che giocava con il topo. Il Napoli sapeva che quando poteva colpire, quando doveva farlo, la partita si stava mettendo difficile, poi io non vedevo una squadra nervosa, anzi vedevo una squadra che faceva sempre molto convinta dei propri mezzi, e poi è andata a fare il gol insomma negli ultimi minuti del primo tempo. Però ripeto, si ha sempre la percezione che questa squadra sa sempre quello che deve fare in campo, sia mentalmente che tatticamente e tecnicamente. A proposito di turnover, vado a memoria, se non ricordo male, solo con l'Inter, la Fiorentina che non abbiamo segnato, con il Lecce un gol solo, poi in tutte le altre partite abbiamo fatto almeno due gol. Assolutamente sì,
assolutamente sì, è coincidenza, è coincidenza nelle gare che citavi, in due delle tre gare che citavi, Napoli insomma ne ha fatti zero e poi nella terza uno, questo significa che una con le leggi. Esatto, il Napoli ha fatto meno punti quando, cosa voglio dire, non ha impattato facendo 2-2, 3-3, ma non ha fatto punti quando non ha segnato, pretendo. Quindi no, Napoli per non far punti non deve segnare sostanzialmente. Sì, No, era per dare forza al concetto di Paolo, che comunque questa squadra sa che prima o poi il gol lo fa. Ma tu lui con Paolo va particolarmente d'accordo, non perché sì. La pensi come te, anche lui ama i Paolo. scherzo. Meglio le Paola, Giornale. no, amicizia decennale con Paolo del Genio. Infatti non riuscivo a capire. Hai ragione. Paolo del Genio, mio maestro, quindi figura che è qualcosa di più per me, non è una figura di... comunque dicevo, per dare forza anche al suo concetto, che il Napoli comunque prima o poi quello lo fa, quindi questa forse è anche una qualcosa che trasmette serenità alla squadra. Dice, noi piano piano, un po' diciamo il concetto del pappi c'è la noce, piano piano io vado, però alla fine quello lo faccio. Incontreremo tre squadre nelle prossime quattro partite, poi, che giocano tutte con lo stesso sistema 3-5-2. Sì, anche l'Eintracht di Francoforte gioca con la difesa 5, con principi diversi rispetto alla Cremonese e lo Spezia, però questo è anche un test, no, per le prossime partite che verranno, a parte il Sassuolo che gioca diversamente, è una squadra che attacca, insomma, a principi diversi, ma incontreremo nelle prossime quattro partite tre avversari che giocano con lo stesso sistema di gioco. Anche l'Eintracht, gioca in questo modo, ripeto, con concetti e principi diversi. Però in campo stanno più o meno. Esattamente. A proposito di stare in campo, turnover, gestione delle energie, tre calciatori del Napoli hanno svolto lavoro differenziato, sono Rachmani, Lobotka e Zielinski. Lavoro individuale per loro in palestra e campo. Potrebbero essere avvicendati da altri, penso Juan Jesus. Hanno fatto differenziato? Sì, hanno fatto differenziato. Juan Jesus, Zielinski e... Scusami, Elmas e... Non so, posso dire Lobotka? Boh. Beh, posso dire Lobotka, io... ecco, forse l'unico cruccio, della gestione di Spalletti, secondo me Demme meriterebbe un po' più di spazio e far rifiatare, no, Lobotka, magari anche al risultato acquisito. Sì, perché recuperiamo anche Demme. Infatti, anche far rifiatare Lobotka, che è fondamentale in questo Napoli. Certo. Poi, facendo giocare Demme, allora io dico, non si può mai sapere, sempre facciamo sempre tutti gli scongiuri, una squalifica, una febbre. Chi metti lì, secondo me, tra Gaetano, che potrebbe essere anche a detta di Spalletti probabile sostituto di Lobotka, e Demme, io vedo tranquillamente molto più Demme in quella posizione di vertice basso nei tre a centrocampo. Assolutamente. Possibilità di turnover per questi uomini, Mauro, secondo te? Rachmani, Lobotka, Zielinski? Ma dipende che tipo di problema hanno, perché comunque non è specificato, dicono solo differenziati in palestra, però non sappiamo se per un affaticamento muscolare. Ed è appena giovedì oggi. Stato influenzale. È giovedì, quindi. È giovedì, però considera che si gioca domenica. Gioca la mezza, è vero. 30, quindi abbiamo, cioè Napoli ha giusto due giorni per capire le condizioni di questi due, di questi tre ragazzi. E se vi dico sì, Zielinski fuori, sì, Rachmani fuori perché giocano Juan Jesus ed Elmas, quindi siamo sereni. Si prova invece a recuperare Lobotka per il discorso che facevamo prima. Assolutamente, poi Juan Jesus per me dà ampie garanzie e l'ha dimostrato, l'ha dimostrato, ma anche lo stesso Østigard quando ha giocato ha sempre meritato, quindi poi dicevi l'altro che... No, dicevo Zielinski fuori per farlo precauzionale con Elmas. Anche se Dombele è quello che ha la febbre. Dombele ha anche la febbre. Quindi potrebbe essere lui quello, il calciatore che non partirebbe per la Liguria. Ok, quindi a questo punto si cerca di recuperare anche Zielinski. Sì. Vedremo. Hai sentito le parole di Gullini, Mauro, non so se hai letto l'intervista che ha rilasciato a Keskis, insomma, ti ha meravigliato un po', lui lo cita poi nell'intervista, l'abbraccio tra lui ed Osimhen dopo il gol del nigeriano, a me un po' ha fatto sensazione, insomma, ha meravigliato. A me ha confermato quello che è diventato Osimhen quest'anno per questa squadra, il vero leader, lui, e poi... sembra strano a dirlo, ma anche Juan Jesus lo vedo come uno dei grandi leader di questo spogliatoio, e ti spiego anche perché ad esempio dopo il gol di Simeone domenica sera, Juan Jesus
che cosa ha fatto Vangelis? È andato ad abbracciare i tre calciatori che erano stati sostituiti. Per chi insomma segue il calcio da tanto tempo, da chi ha praticato un po' qualche campetto anche a livello dilettantistico, sa che un gesto del genere significa andare a rincuorare chi diciamo è stato sostituito. Quindi è un gesto da che ho apprezzato tantissimo, perché non ha abbracciato nessuno tranne quei tre. Vabbè, ah, anche se quindi poi i tre sostituiti erano Osimhen, Kvara e l'altro non lo ricordo, quindi erano da consolare. Erano è Lozano il terzo era Lozano. Oddio, Lozano forse era sì. Come una sorta di consolazione, una sorta di coinvolgimento. Sì, ecco, no, è scherzi, stato un gesto, sì, secondo me, che io ho fatto ho visto come un gesto da leader. Da io penso che tiene il gruppo unito. Osimhen più che un abbraccio aveva bisogno di un tranquillante. Non so se hai visto gli ultimi attimi a bordo campo, come le ha vissuti. Ma guarda, io preferisco un calciatore... Un barbiturico. Io preferisco il calciatore no, ma per lui, per che evitargli... esce e poi dà coraggio ai compagni che stanno no, in lui campo. Era... Anziché uno che esce magari sbotta... Da oppure... un calcio alle bottigliette. Esattamente, classico. Certo. Invece io, ma averli calciatori ma così... Ma che bello non vederlo questo. L'ha sottolineato anche Spalletti questo aspetto, no? Ma a Toronto ci sono le bottigliette. E penso proprio di sì. Ok, vabbè, no. Beh, ancora su Gollini, ultima battuta. Napoli prende Gollini nella sessione di calciomercato. Paolo prima diceva che era all'inizio un po' scettico, non per il valore del portiere, ma per il dualismo che l'anno scorso, ad esempio, Meret ha vissuto con Ospina, un portiere di grande personalità. C'è questo rischio quest'anno o Meret ormai è consapevole della propria forza e niente, Gollini è stato preso in caso di emergenza? No, penso che oramai le gerarchie sono stabilite. Meret sarà fino a fine stagione, tranne dei clamorosi crolli che nessuno si augura, sarà il portiere del Napoli fino a fine stagione. È stato chiedo questo, se eventualmente no, teoricamente... ci stava arrivando, infatti. Vai, pardon. Gollini è stato preso più che altro perché probabilmente Sirigu non dava le garanzie fisiche di coprire le spalle a Meret nel momento in cui, sai com'è, abbiamo detto prima, un'influenza, magari un qualunque altro motivo, serviva un portiere affidabile, Gollini sicuramente lo è. Esatto. Almeno per quest'anno Gollini non ci sarà nessuna competizione tra i due. Guarda un po', sì, ma non ce l'auguriamo. No, poi io ritengo oggi che Meretta ha acquisito tanta di quella sicurezza, certo, che potrebbe venire chiunque in questo momento, perché io lo vedo un altro portiere tra i pali. Io non avevo dubbi, io sono sempre stato un estimatore di Meretta, anche quando veniva criticato da tutti. Mm-hmm. Io no. Quando c'era Francesco qui in puntata, spesso magari abbiamo discusso con qualche telespettatore che chiamava, che infieriva su Meretta. Però io dico sempre la stessa cosa, un giovane e soprattutto poi nel ruolo del portiere, che è un ruolo... che si basa soprattutto su letture di situazioni. Se non lo fai giocare, non lo migliori, non lo migliori, esattamente. Quindi anche l'intesa con i compagni. Assolutamente, diamogli 20 partite di tempo, una mezza stagione, poi vediamo che portiere è. Infatti, insomma, quest'anno... Denaro, sai, forse se fosse arrivato a inizio stagione, probabilmente ci poteva essere un problema di competizione. Però a questo punto qui del campionato... Assolutamente no, ripeto, solamente è stata una mossa intelligente del Napoli, certo, nel dare una maggiore garanzia a Spalletti, che in caso di emergenza comunque può disporre anche in quel ruolo di un portiere più che affidabile. Anziché avere un Tatarusciano tra i pali in luogo di Mike Maignan, insomma, anche per quello sostanzialmente. Potrebbe aver letto anche così in Napoli. No, però insomma, è sotto gli occhi tutta la differenza. No, io lo adoro, anzi, speriamo che giochi a Tatarusano fino a fine campionato. Fino alla fine del campionato, insomma. Ok, Mauro, è stato un piacere, come al solito, averti in trasmissione oggi. Ci risentiremo sicuramente più avanti nel corso della stagione. Ti auguro buon lavoro con Football Napoli News e anche con la nostra amica Delia, con la quale tu collabori a Delietta Goli il martedì sera, insomma, salutiamo anche lei e a presto, buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Ciao Mauro, buon proseguimento. Grazie a Mauro Guerrera. Penso che è arrivato, vediamo, sì, pubblicità, ce ne andiamo in pubblicità. Eccoci rientrati in studio, a breve dovremo avere il nostro secondo ed ultimo ospite di giornata, poi come di consueto a partire dalle 17 linee aperte per interagire con voi da casa. Intanto ce l'abbiamo, abbiamo
Pronto al telefono Alessandro Sacco del napolionline.com, nostro consueto ospite. Alessandro, ci sei? Al ciao telefono. Gennaro, ciao Paolo, ciao, buon Alessandro. Pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora Ale, entriamo subito nel vivo, insomma, entriamo subito nel vivo. Titolo della puntata sarà un febbraio in discesa riferito al campionato. Abbiamo prima elencato le avversarie che il Napoli affronterà a partire da domenica alle 12.30 contro lo Spezia, a seguire poi la Cremonese, il Sassuolo e l'Empoli in trasferta. È chiaro che dopo il gennaio, che avevamo detto il periodo dei mondiali era insidioso, perché è chiaro che affrontare Inter, Juventus e Roma, due su tre che erano io in casa e una in trasferta, sembrava complicato come calendario. Invece per fortuna il Napoli non solo è riuscito a ottenere dei buoni risultati, ad eccezione della serata del Meazza, ma è riuscito addirittura a allungare sulle dirette concorrenti, che è un po' forse inaspettato, un po' anche per le previsioni della vigilia. Quindi questo ti fa capire che è stato un gennaio importante. Sulla carta in discesa, anche se poi, se escludiamo forse le prime due, che sono lo Spezia in crisi di risultati e la Cremonese ultima in classifica, ci avrai squadre come Sassuolo ed Empoli, che sappiamo non sono mai squadre semplici da affrontare. Sassuolo l'abbiamo certo. Visto col Milan, forse nella migliore versione di questo campionato, e l'Empoli credo che Paolo Zanetti abbia trovato un po' la continuità. Però è chiaro che il Napoli ad oggi si può permettere giocare queste partite sapendo che può conoscere, ci sono anche degli altri scontri diretti, perché attenzione, c'è il derby Inter Milan, c'è Lazio-Atalanta, mi sembra la partita della giornata successiva, e poi sfide insidiose, penso anche a Verona-Lazio, che non è assolutamente una partita facile, considerando che il Verona delle ultime tre è quella che al momento sembra aver non mollare. E quindi il Napoli deve stare attento e concentrato, ma il fatto già che insomma la squadra continua ad allenarsi con intensità e tutto, e Spalletti insomma chiede a gran voce i tifosi, e già con la Cremonese ci sarà un alto sold out, che è un po' una novità questa stagione rispetto a quelle precedenti, vuol dire che l'ambiente è anche quello che noto, anche un ambiente non che si sta esaltando in maniera eccessiva, ma che vuole stare con i piedi per terra e vuole questo febbraio che passi più veloce possibile, anche perché è il mese più corto anche a livello numerico. È il mese più breve, sì. Tra l'altro c'è una congiuntura storica, insomma, particolare. Stagione 86-87, l'Argentina si laurea campione del mondo nel 1986 in Messico. Il Napoli si aggiudica il titolo e la Cremonese arriva in semifinale di Coppa Italia in quella stagione. L'Argentina il suo mondiale l'ha vinto, 22, quindi il campionato si concluderà nel 2023, esattamente 86-87. La Cremonese è arrivata in semifinale di Coppa Italia, manca soltanto lo scudetto del Napoli, insomma. È strana questa, insomma, questa, cioè rara come coincidenza, sì. vero, verissimo. L'Argentina ha vinto 3 mondiali in tutta la sua storia, la Cremonese è arrivata una sola volta in semifinale di Coppa Italia, questa è la seconda, quindi chissà. E aggiungiamo che ci sarà un Napoli-Fiorentina ad aprile, cosa che ci fu nell'anno del primo scudetto, quindi è diciamo che sono è Peppino di Capri tutte a Sanremo, ce lo mettiamo. diciamo che all'epoca i Maneskin forse non erano ancora nati. al di là delle battute, che ovviamente è giusto che sia così, credo che anche che in realtà non so se Peppino Di Capri andò a Sanremo nell'86, dai, quindi non ne ho idea. Ti dico la verità, non mi ricordo. Non ne ho idea, quindi scusami Alessandro, no, ti interrompo. È chiaro che questa stagione, che ricordiamo, tu sei stato a Di Maro, io in parte a Castel di Sangro, sì, non era nato con questi auspici, perché ricordiamo che quest'estate gli addì e i giocatori che non si conoscevano. Però è stato secondo me bravo il Napoli fino a questo mese, fino a gennaio, a crearsi un'autostrada importante, perché comunque vincere 11 gare di fila e soprattutto finora
solo con l'Inter hai perso, finora i scontri importanti non li hai sbagliati, questo cosa che in passato non era spesso semplice. E ironia della sorte, anche le sfide con le piccole che fino adesso il Napoli le sottovalutava, solo con il Lecce in casa, questa è stata l'unica gara approcciata male, adesso le giochi anche con più maturità. Quindi io credo che è stato bravissimo il Napoli fino adesso a crearsi questa autostrada importante, e io sono convinto che il Napoli saprà sfruttare anche quei prossimi mesi, perché credo che l'obiettivo di Spalletti e della squadra è cercare di vincere più partite possibili per arrivare alla doppia sfida in Champions al top, e secondo me poi arrivare ai scontri diretti non con l'ansia che sei costretto a vincere queste partite, cioè vincere più partite con le cosiddette piccole per non arrivare con Lazio e Milan, come si dice, con l'obbligo che devi vincere, questo certo. Tutto qui. Paolo, quello che diceva Alessandro, insomma, il Napoli quest'anno i big match non li stecca, al contrario di quanto è capitato. Ma il Napoli non stecca nessuna partita. Non stecca nessuna partita, è anche frutto di quello che dicevi tu, probabilmente, maturità da parte acquisita, maturità mentale, e anche l'atteggiamento di Spalletti che sì, riesce a rendere più leggero il clima. Come dicevo, l'ambiente Napoli è già caldo, no, di per sé, e non serve caricare ancora di più. Quindi questo l'ha capito l'anno scorso, quando, ripeto, ha caricato troppo alcune partite e ha ottenuto l'effetto contrario, la squadra è andata completamente fuori giri. Quindi ha capito questo suo errore, questo gli, ripeto, gli fa onore, perché poi, ecco, vedi, è un tecnico che si corregge, non è un tecnico che resta con le sue convinzioni, è un tecnico che vuole migliorare anche all'età di 63-64 anni, quanti anni ha Spalletti, quindi assolutamente. Questo è sinonimo di intelligenza, no? Ha capito questo aspetto, tant'è vero che difficilmente i calciatori prima delle partite importanti non facevano il ritiro in casa, quando il Napoli giocava in casa, quest'anno tutti con le proprie famiglie. Quindi si è dato, no, un po' di serenità a questi ragazzi, perché non dimentichiamo che questa è una delle squadre più giovani, no? Certo. del campionato italiano, e secondo me il Napoli con questi calciatori potrebbe aprire anche un ciclo. Sì, assolutamente. Speriamo. Se pensiamo che i vari Elmas 99, Osimhen 98, Kvara 2001, Raspadori 2000, insomma, e poi ci sono altri giocatori che sono il pieno della maturità, come Anguissà, Lobotka, insomma, hanno 5-6 anni, però hanno ancora hanno 5-6 anni abbondanti di carriera, di carriera, no? Avanti a loro, quindi questa squadra può aprire veramente un ciclo importante. Assolutamente. Prima di salutarti, perché poi tu devi andare, ci lasci, c'è una statistica, Opta, che è il sito di statistica, appunto, che si occupa di calcio, ma non soltanto, che ha individuato la percentuale, analizzando gol realizzati, tiri, clean sheet, gol subiti e tanti altri indicatori, ha tirato fuori una percentuale di possibilità che Napoli si lauri campione d'Italia. Provate a indovinarla, vediamo Paolo che dice, secondo te. Ripetimi, scusami, la domanda. Sito statistico, esce fuori una percentuale, l'Opta ha individuato una percentuale analizzando vari parametri. Anzi, la chiedo prima ad Alessandro, che magari va a vederla sul computer, tu non puoi. Percentuale no, che mi pare di aver letto oltre il 96%. Ok, ci sei vicino, tu che dici? Ma di conclusione, finalizzazione? Di vittoria del titolo. Il 96% per quale indicatore? Cioè, vuoi sapere da me quale indicatore? No, da te, insomma, secondo te, la Opta, che è questo istituto di statistica. Sì, lo conosco. Ha individuato una percentuale, secondo me, in Napoli si lavorerà campione, secondo te qual è? Vuoi sapere la percentuale? Beh, l'ha detto Alessandro, il 96%. 98,76%, ragazzi, 98,76%. No, pensavo, io avevo capito che c'erano degli indicatori, ma pensavo, per esempio, come possesso palla, conclusione in porta, reti subite. Sì, sono stati messi tutti nel calderone ed è venuta fuori una percentuale. Ok, 98%. Quasi 99%, quindi tenendo conto di diversi indicatori, tra cui partite giocate, gol realizzati, tiri, clean sheet e gol subiti, tra gli altri, il sito di statistiche Opta ha calcolato le probabilità di vittoria dei campioni
Vabbè, quindi ah, io pensavo leader. Ce n'era uno in particolare. No. Ah, okay. Secondo tali conti, vabbè, insomma, è scritto questo articolo. Riportati da Sky Sport, in Napoli addirittura il 98,76% di possibilità di vincere il campionato. Insomma, non ce lo possiamo. Se ci giochiamo il Napoli vincendo lo scudetto, dobbiamo giocarci tipo 100.000 euro per vincere 101.000. Ammesso uno li abbia, insomma. Vabbè, va, su questo dato, dai, beneaugurante, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con grazie noi. Ci vedremo sicuramente nella. Ti chiedo scusa di non essere riusciti poi a vedere le altre slide. La prossima volta. La prossima volta ne analizzeremo. Tanto per come abbiamo tirato fuori quella della Serenità nella puntata di oggi, potremmo tirar fuori in altre circostanze. Perché cambia poi la maglia degli avversari, ma spesso poi le giocate del Napoli sono codificate. Grazie a Paolo Serra, ci vediamo la sera. Restiamo invece con Alessandro, al quale vado a chiedere, così come ho fatto in precedenza con Mauro Guerrera, secondo lui quali potrebbero essere le difficoltà che Napoli potrebbe incontrare sul campo dello Spezia, che ricordiamolo, lo dicevamo prima, sarà orfano non solo di Mbalanzolà ma anche di Bastoni, uno dei giocatori più rappresentativi. Tra i nuovi non ci saranno Mutigno e Zurkowski, che ancora non ha esordito in maglia bianconera. È stato ceduto Kivior nell'ambito del calciomercato invernale, mancherà mi pare anche Giasi dalla telecamera. E niente, quale insidie secondo te si nascondono nella sfida di La Spezia? Ma è chiaro che aggiungiamo anche il secondo portiere Zet, che rischia di stare fermo tutto l'anno, quindi no. Allora, è chiaro che la Cremonese ci insegna che se scendi in campo non con la testa giusta, che la Roma ha provato sulla sua pelle, tutto ciò può essere questa l'insidia. Molti dicono anche gli spalti vicino al campo, ma io credo che abbiamo giocato di recente a Ferrari contro la Samp. Alessandro, ti interrompo un attimo, intanto passo da un sacco all'altro, perché il tuo buon papà Pino mi ha inviato in questo momento un messaggio con uno screenshot in cui c'è a Sanremo 1987 Peppino Di Capri che presentò il brano Il Sognatore. Quindi gli elementi in comune con quell'anno diventano quattro, non solo quelli che citavamo prima. Vai, grazie Pino, che no, salutiamo. No, è chiaro che questa di... Io ho iniziato a seguire Sanremo dagli anni 90, non prima, quindi è chiaro che no, ma figurati, il contributo di mio padre ovviamente è aggiuntivo a livello, come si dice, mnemonico, come si suol dire in questi casi. Quindi no, è chiaro che l'insidia maggiore potrebbe crearsi nel Napoli se sottovaluta la partita, ma lo ripeto, abbiamo affrontato la Sampdoria che è la penultima, e al di là forse di un paio di minuti post rigore fallito non mi è sembrato che il Napoli abbia mai sofferto quella partita. Quindi io credo che Spalletti e la squadra quest'anno sanno che c'è un obiettivo, che te lo sei costruito in maniera meritata fino adesso, e non penso assolutamente che sottovaluterà la partita. Proprio questo può essere l'unica insidia. E per quanto riguarda e le assenze, sicuramente non avere di fronte Giasi, Zola, aggiungo Bastoni, che è uno degli elementi di esperienza. Poi non ci dimentichiamo che nella sessione estiva il Napoli, cioè lo Spezia ha ceduto Maggiore, che era un anche po' pezzino doc, che non è stato secondo me sostituito. Mancherà anche Kovalenko, quindi è una squadra ad oggi che ha delle difficoltà. L'unico elemento aggiuntivo è Shomurodov, che sì, ovviamente penso che a posteriori forse Mourinho gli poteva essere utile per quanto riguarda la sfida di ieri, però è chiaro che Shomurodov probabilmente avrebbe giocato solo ieri e non tutto il resto del campionato. È una squadra, lo Spezia, che se c'è un altro aspetto statistico da sottolineare, è una squadra che pareggia molto spesso in casa, quindi comunque cerca sempre di giocarsela soprattutto sulle ripartenze. È chiaro che non avendo Nzola dovrà giocare in maniera completamente diversa, perché Shomurodov è chiaro non è un velocista come lo è Nzola, non è un esterno che spinge come Giasi,
che spesso ricordo che ha fatto soffrire, ricordo quando lo Spezia espugnò il vecchio San Paolo. Giasi ci mise in enorme difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, anche nella gara mi sembra in Coppa Italia, che è da 4-0 a 4-2, e possono essere queste le insidie, però lo ripeto, è chiaro che Spalletti attingerà anche a un po' di turnover per questa partita, e il fatto che alcuni calciatori stanno cercando di recuperare le forze, come abbiamo riportato oggi nell'allenamento, penso a Rachmani, io credo che Spalletti cercherà di sfruttare quei cambi giusti per poter essere più competitivi per una partita importante, e vincere domenica puoi mettere pressione alle altre, penso al derby di Milano, penso anche a Verona-Lazio, come abbiamo detto. L'unica che in questo momento può crearti problemi è l'Inter, però vincendo puoi seguire con comodità queste sfide. Due battute, dicevi dell'Inter mettere pressione, ecco, ai nerazzurri, alle inseguitrici. Credi che le inseguitrici nello specifico adesso siano più preoccupate di puntare a rimontare lo svantaggio nei confronti del Napoli, che è enorme, o siano maggiormente concentrate nel salvaguardare la loro posizione in classifica per aggiudicarsi, insomma, un piazzamento in Champions League, per la prossima Champions League, che gli consentirebbe la partecipazione alla prossima Champions League? Allora, per quanto riguarda la prima parte, credo che le avversarie in questo momento potrebbero momentaneamente mollare il discorso scudetto, perché speravano più in Napoli-Juve e Napoli-Roma, certo, che il Napoli scivolasse, certo, avendole vinte entrambe, soprattutto secondo me il 5-1 ai danni della Juve ha scoraggiato molto le dirette concorrenti, perché se tu batti la Juve di misura è un conto, ma se la batti con un punteggio roboante che non ha appelli, non ha controprove eccetera, fa capire che quest'anno il Napoli anche nelle partite che conta le sa vincere. Anche con la Roma e le avversarie dopo il pareggio potevano sperare che il Napoli si accontentasse, invece ad oggi sembra una squadra cannibale, quindi io credo la cosa più importante, questa è la mia considerazione, che oggi il Napoli, che le altre guardano più alle spalle, perché ecco, ad esempio le milanesi oggi non hanno la certezza, almeno una delle due, di non andare, perché le romane, certo, comunque giocano bene, perché è tornata l'Atalanta, l'Atalanta, io ho sempre detto quest'anno che la squadra che meno è stata apostrofata tra le prime quattro, ma che ha, come il Napoli, preso giocatori motivati. Penso a Højlund, penso a Lookman, che è stato premiato come giocatore del mese. Io ieri lo dissi all'editore, come si dice, una mia previsione, che Lookman sarebbe stato lui premiato come giocatore del mese, e così è stato. Quindi credo che ad oggi non si preoccuperanno più del Napoli. È chiaro che il Napoli, se continua a vincere, non dobbiamo preoccuparci delle altre. Noi, sapendo che il derby è domenica sera, dobbiamo solo pensare a noi, come ha detto Spalletti alla vigilia Napoli-Roma. Credo che la filosofia spallettiana deve essere quella vincente. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Poi, se consideri, hai citato l'Inter come una delle, in questo momento, la squadra più vicina, tra virgolette, a Napoli, a meno 13, che un Inter che comunque ha perso in casa con l'Empoli 1-0, anche se rimasta in 10, però poteva sicuramente disputare una gara differente. E ha vinto, sì, ma comunque faticando a Cremona nell'ultimo turno, quindi non è in una forma che potremmo definire scintillante. Vedremo anche poi cosa accadrà nel derby, nella gara successiva poi ci sarà un Lazio-Atalanta, quindi un ulteriore scontro diretto. È sintomatico di come la Lazio, la Roma, la stessa Atalanta siano diventate inseguitrici del Napoli, non perché si siano avvicinate loro al Napoli, ma perché le nostre più immediate inseguitrici, le milanesi, siano state risucchiate poi dalle romane, dall'Atalanta. Questo è un po' un dato, perché rispetto a qualche mese, rispetto allo stop alla prima fase del campionato,
che ha preceduto la lunga sosta per i mondiali, le romane erano alle stesse distanze in cui sono adesso, anzi forse erano un tantino più vicine, ma la differenza poi l'ha fatta il Napoli scavando un solco enorme con le milanesi, e le milanesi sono state recuperate dalle romane e dall'Atalanta, quindi questo è abbastanza insomma singolare, perché le inseguitrici del Napoli sembrerebbero aumentate, in realtà non è così, è che insomma quelle che erano poco dietro a Napoli adesso sono tanto dietro a Napoli e sono state recuperate da tutte le altre, insomma. Velocemente, Alessandro, un'ultima battuta sulla formazione, parlavi di turnover, probabile formazione del Napoli contro lo Spezia, parlavi di turnover, che prevedi, insomma, quali calciatori secondo te potrebbero rifiatare? Ma io credo che uno dei due difensori centrali credo che possano rifiatare. Il fatto che oggi Rachmani abbia fatto un allenamento a parte è chiaro, non è un segnale preoccupante, perché sono quei classici allenamenti di scarico, come spesso vediamo nei ritiri estivi che fa il Napoli, sì. Però credo che uno dei due centrali, mi aspetto più Juan Jesus alla Spezia. Per quanto riguarda il centrocampo, il fatto che oggi Ndombele sia tornato è un'arma in più, e non mi sorprenderebbe Ndombele o Elmas a centrocampo. Ovviamente dipende se Ndombele ha recuperato, possa essere lui un po' il giocatore che rifiata. E poi per quanto riguarda, mi aspetto Politano questa volta. È chiaro che l'altra volta a Spalletti parlavamo di Politano, cioè Politano Elmas, alla fine si è giocato la carta Lozano, e devo dire la verità, spesso siamo stati critici col messicano, ma con la Roma secondo me è stata una delle migliori partite, forse da quando è a Napoli, che veramente è stato devastante, soprattutto nel secondo tempo, dove ha spinto tanto, ha creato occasioni. Sul gol è chiaro, poteva fare qualcosa, però lì è stata un po' un'azione improvvisa, io non me la sento in quell'azione di dire che Lozano ha sbagliato, anche perché in teoria non doveva starci lui, eccetera. Però credo che questa volta potrebbe Politano giocare come esterno destro, poi è chiaro che poi c'è l'artiglieria pesante fatta da Osimhen e Kvara, che anche con la Roma questo binomio ha funzionato, sta a vedere l'azione del gol. E a proposito di premi, quello di Osimhen con la Roma è stato premiato come il gol più bello di tutto il mese di gennaio, e aggiungerei ovviamente quanto riguarda il mese di gennaio come gol bello quello che ha fatto Razma Marin dell'Empoli contro il Torino, però sì. È chiaro che non solo perché seguiamo il Napoli, ma credo quello fatto da Osimhen con la Roma ha ricordato un po' quello che faceva Pelé in un famoso mondiale in Brasile e Svezia, infatti anche Careca lo ha dato l'etichetta di Pelé per quanto riguarda Osimhen. E poi ricordo anche una giocata del genere, mi pare che Maradona la fece in un Lazio-Napoli, se non ricordo male, negli anni 80, sì. Anche quindi se la conclusione fu più una palombella che non poi un tiro di potenza, sì, però simile. Quindi diciamo che Osimhen sta imparando anche dai giocatori migliori della storia a fare gol importanti, e a distanza di 3 anni il giocatore nigeriano secondo me si sta prendendo tante soddisfazioni, perché è chiaro che ci voleva tempo, però se oggi è così c'è sicuramente madre natura che gli ha dato uno strapotere fisico impressionante, ma a livello mentale Spalletti ha fatto un lavoro con lui insieme a Rachmani, Lobotka e Mario Rui. Credo che Spalletti su questi 4 calciatori ci abbia messo molto del suo, e se oggi questi 4 calciatori sono i migliori del Napoli, credo che Spalletti ci abbia visto giusto anche in questa circostanza. Assolutamente, assolutamente d'accordo con quanto hai detto, con quanto hai sciorinato così in maniera così precisa. Ale, io ti saluto, ti auguro chiaramente buon lavoro, un buon proseguimento di settimana e forza Napoli per la sfida allo Spezia. Sì, è chiaro, buon fine settimana, buon pre-pranzo come si dice, visto che c'è un orario come si dice,
che io, come dico sempre, non è un orario che è piacevole, però a livello di tifo sicuramente c'è grande curiosità per questa partita. Niente, l'appuntamento probabilmente non a giovedì, perché giovedì io ho un impegno extra giornale, eccetera. Quindi speriamo di sentirci prima, altrimenti casomai sarà da due giovedì. Vedremo, ci saranno ancora tante gare. Ciao Alessandro, un saluto ad Alessandro Sacco in napolionline.com e dal collegamento con Alessandro voliamo direttamente in pubblicità. Restate con noi perché al rientro in studio apriremo le linee per poter interagire con voi da casa. Pubblicità. Sì, eccomi tornato in studio, visto che Paolo Serra, abbiamo salutato il nostro Paolo Serra, non avremo più ospiti ma avremo le vostre telefonate, quindi le linee sono aperte da questo momento, 081 506 7764. Sono qui per interagire con voi. Intanto, prima avevamo citato un dato non statistico, un dato, come dire, storico, che alcuni sono andati a sottolineare. Nella stagione 86-87, stagione in cui il Napoli si aggiudicò per la prima volta il titolo di campione d'Italia, nell'86 l'Argentina si aggiudicò il titolo di campione del mondo, tra l'altro con Maradona, tutti ricorderete Città del Messico, eccetera. La Cremonese, che ieri sera ha centrato l'obiettivo della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ci è riuscita soltanto un'altra volta nella storia, e accadde nell'86-87. Quella stagione in Napoli si laureò campione d'Italia per la prima volta, e prima, scherzando, ho detto c'era Peppino Di Capri anche al Festival di Sanremo. In effetti c'era, con il brano Il Sognatore, ci tornerà quest'anno, e Marco Mennillo, sempre molto attento a quanto riguarda, per quanto concerne, insomma, la storia della musica, la musica in generale, mi scrive che nel 1990, altro anno in cui Napoli vinse il secondo titolo, tra l'altro, ci furono problemi perché Maradona andò al Festival di Sanremo nell'unica edizione moderna che non fu, che non è stata fatta all'Ariston, bensì al Palafiori. Pensate che dovettero far sedere la gente con la forza, perché tutti andavano a farsi autografare da Diego Armando Maradona. Questa è un'annotazione di colore, però anche nel 90 il Napoli vinse il titolo, quindi potrebbe essere anche questa un'annotazione storica beneaugurante. Intanto andiamo al telefono con la prima telefonata di giornata. Pronto, chi sei? Buonasera, sono Antonio. Ciao Antonio, buonasera a te. Volevo fare pure le due statistiche. Vai, dimmi. Per la INE 91 anno 9 più 1 ma 10, e De Laurentiis 73 anni 7 più 3 10, il numero di Maradona. Il numero di Maradona, bella pure questa. Niente, volevo dire che io sono molto felice che il Napoli ha comprato Collini, perché secondo me in Champions League può essere molto utile, perché lui è molto bravo a parare i rigori, Collini. Perché Mairetti, la sua pecca è che non sa parare i rigori. Lui si butta da una parte, i palloni vanno dall'altra parte. Invece Collini, è un pararigori, con l'Atalanta, ha parato sempre molto bene i rigori. Secondo me il Napoli l'ha preso proprio per questa ragione, perché in Champions League, nelle fasi finali, molto probabilmente si andrà ai rigori. Il Napoli con Meret non avrà scampo con i rigori, perché non è bravo a parlare i rigori. Ah, quindi c'è una chiave di lettura del possibile dell'acquisto, sì, del, sì, Napoli. Sì, Collini, del Napoli. Collini è un killer, Collini, a parare i rigori. E poi volevo dire solo un'altra cosa. Vai. No, è caduto. Beh, speriamo che, insomma, Antonio, giusto, dico bene, che Antonio riesca a riprendere la linea, perché poi ci ha lasciato sta cosa, insomma, appesa. Siamo curiosi di sapere quale altra cosa voleva riferirci. Dai Antonio, riprova a chiamarci in modo tale da completare il tuo ragionamento. Intanto, oltre alla sfida tra Napoli e Spezia, sarà il turno in cui si sfideranno anche il Milan e l'Inter. Lo dicevamo prima. E se Napoli dovesse far bottino pieno in Liguria, è probabile, anzi è certo, che allungherà ulteriormente su una delle due milanesi, o magari, perché no, su entrambe, nel caso in cui dovessero impattare nella stracittadina. Intanto abbiamo un'altra telefonata, vediamo chi è. Pronto?
Pronto, pronto, chi è in linea? Senti, no? Sì, ti sento. Sono Jenny. Jenny, stavo per dirlo. Niente, buon pomeriggio, qual era il tema di oggi che stavate parlando? Allora, stavamo parlando del mese di febbraio che Napoli andrà ad inaugurare con la gara contro lo Spezia. L'abbiamo definito, abbiamo chiesto, stiamo chiedendo, sarà un mese di febbraio in discesa? Perché Napoli affronterà oltre allo Spezia anche il Sassuolo, la Cremonese e l'Empoli, quindi potrebbe essere in discesa secondo te? Ma sulla carta, diciamo, indubbiamente penso di sì, ma credo che ogni avversario non vada sottovalutato, anche perché nel passato il Napoli ha sofferto, ricordiamoci lo scorso anno, cioè se vediamo il cammino attuale è un cammino top, super, che non dovremmo aver paura di queste squadre, sì. Però ricordiamoci che lo scorso campionato proprio il Napoli ha patito andate e ritorno con l'Empoli e con queste squadre qui che sulla carta diciamo sono abbordabili. E tipo anche quest'anno all'inizio si è sofferto con lo Spezia stesso all'andata che l'ha sboccata Raspadori negli ultimi minuti, con il Lecce sempre all'andata e in Coppa Italia per sottovalutare la Cremonese siamo usciti fuori. Io credo che quest'anno, e spero che sia così, che sia, ci sia un cambiamento evoluzionale nella testa dei calciatori del Napoli, che sono cambiati gli interpreti, e cioè voglio, mi spiego meglio, che l'anno scorso il Napoli peccava molto di personalità, che queste partite le peccava, se tu ben ti ricordi. Certo. E spero che invece quest'anno, come vedo, c'è quel piccolo cambiamento, perché non dico che abbiamo preso calciatori di personalità, perché quella cosa lì non è che la vai a comprare al mercato. Ma vabbè, poi sono arrivati i calciatori, sono arrivati tutti i calciatori. Sono arrivati calciatori che hanno fame, e questa è una qualità in più, come dicevi tu, che hanno fame. Ah. E la fame, logicamente, non è la stessa cosa di avere fame e avere la personalità, ma la fame ti aiuta un po' con la personalità, nel senso che vedi quando sono entrati sia Raspadori che Simeone con la Roma e nelle altre partite precedenti, sono calciatori che si mangiano il campo. Hanno fame, prima, non è... tanta la fame che mangiano il campo, scusa la battuta, ma sì, me l'hai servita con i calciatori. Su un piatto d'argento. Vabbè, con i calciatori che c'erano prima non era così, perché io ho visto lo stesso anche a Spadori, che quando quei pochi minuti che ha a disposizione cerca di darsi da fare, quindi si sono presi i calciatori giovani. La stessa cosa che sta peccando proprio il Milan quest'anno, perché il Milan l'anno scorso ci ha strappato quel titolo a noi proprio perché avevano fame i calciatori, quelli che quest'anno lo stesso si sentono un po' più appagati. Certo, e questo diciamo certo. il tuo concetto, il punto della cosa. Per quanto riguarda Collini, che è un pararigori, sono d'accordo con l'amico di prima, ma ci devo da dire che poi se si va ai rigori, spero di no, con lei tra Francoforte e tutto, che fa? Si gioca il cambio per parare i rigori a Gollini, cioè, eventualmente io non penso. No, ma non credo che Napoli abbia valutato questo aspetto quando ha preso Gollini. Io credo che Napoli, lo dicevamo prima, viste le condizioni fisiche non proprio brillanti di Sirigu, ha pensato che nel caso Meret fosse in corso in qualche infortunio, avere un calciatore alle spalle pronto che garantisca, insomma, sul piano sì, fisico. Sì, abbiamo già parlato ampiamente di Collini, Sirigu, perché là è stata la scelta, come ti dissi e dissi anche a Francesco, purtroppo ci dispiace per Sirigu che si perderà una festa, ma lui certo. Ha palesemente manifestato la volontà di andarsi a giocare il posto nella Fiorentina, perché a Napoli era stato preso, ne abbiamo parlato già abbondantemente, con altri c'era stata fatta diciamo una proposta di giocarsi il posto con Meret, che poi non è stato così, e anche adesso alla Fiorentina lui non è, in questi pochi lasso di tempo che è andato sta giocando sempre Terracciano, anche sì, ma Terracciano è un portiere quindi... sì, che sta dando comunque garanzie, quindi non credo che sia in discussione la sua titolarità. Sì, ma credo che anche lì il Bonsidico non riuscirà a trovare appunto. Ormai... Terracciano è diventato un portiere affidabile, quindi non penso che... Posso capire la sua aspirazione di giocare, ma peggio per lui, che, ecco, ti dico, e poi lascio spazio agli altri, la mia, quest'anno chi ha lasciato il Napoli se ne sta pendendo amaramente, è l'ex capitano, certo. Il signor Frattese che lì
faceva tanto un po' nello spogliatoio, ci strava un po' e faceva un po' il signorino, si sta mangiando le mani, lui, lo stesso anche Koulibaly, Mertens, che non hanno trovato l'accordo e non hanno rinnovato, lo stesso Fabian che ieri ha segnato il suo primo gol francese con il Paris Saint Germain, e peggio per loro, gli ha lasciato il Napoli che quest'anno si credevano forse non si poteva fare questo, perché come dicevo prima sono venuti calciatori affamati, nessuno si aspettava che saremmo stati lì al primo posto con 13 di punti sulla seconda, lo stesso il primo io, però viva questi calciatori che ci stanno facendo vivere questo sogno, proprio perché ci hanno fame e spero che poi la stessa fame la metteranno sempre anche nel prossimo campionato e anche nelle restanti partite, perché i giochi non sono fatti ancora. Adesso io di tutti quelli squadra, di tutti quelli che hai citato, Jenny, il mio rammarico principale è Fabian, perché in un Napoli come questo attuale, con la sua tecnica, la sua capacità, secondo me un ulteriore, mi sarebbe piaciuto vederlo nel Napoli, in questo Napoli di Spalletti, mi sarebbe veramente piaciuto tanto. Però insomma ha fatto altre scelte anche a me, ma come ti dicevo prima, è un altro signore che ha chiesto palesemente la cessione. Sì, un po' svogliato. Precedentemente, cioè, era il presidente che vendeva anni fa quando arrivavano le offerte. Quest'anno purtroppo i vari Fabian ha chiesto lui la cessione. Il signor Insigne non ha voluto rinnovare. Buon per lui che è andato a guadagnare soldi lì in Canada. Ospina lo stesso aveva chiesto 1 milione in più. Koulibaly anche lui, con tutto il bene che gli vogliamo, spero che venga a festeggiare questo coso che non voglio dire. Anche Koulibaly aveva chiesto la cessione. Mertens, con tutto il bene che vogliamo, non si è accordato per un altro milioncino. E sono venuti ragazzi che hanno avevano avuto voglia di venire. Lo stesso, come ho citato prima, Simeone e Raspadori avevano le offerte, non è che erano calciatori che non avevano voglia offerte, anche offerte, se certo. Sono voluti, hanno proprio, sapendo lo stesso Simeone, di fare la panchina, perché Simeone certo. È venuto con la consapevolezza di fare la panchina e di ritagliarsi quel poco spazio che Osimhen avrebbe lasciato. La stessa cosa per Raspadori, e quindi questo è da apprezzare. A Napoli devono venire calciatori, ma lascia stare che stiamo al primo posto, anche se non saremmo stati lì, saremmo a navigare per il quarto, il quinto, il terzo. Noi vogliamo calciatori che amano venire a Napoli e sposare questo progetto. Null'altro, chi non vuole stare, va bene, una volta sta lì, ben venga. Sempre forza Napoli, ragazzi. Ciao Jenny, sempre, grazie. Grazie a Jenny Silver. Intanto a Castelvolturno, oltre all'intervista a Gollini, a quella a Spalletti, c'è stato il Napoli Futsal. Oggi è passato a Castelvolturno a trovare Luciano Spalletti alla squadra. Di seguito lo scatto pubblicato sul Futsal, dovrebbe essere il calcio sulla spiaggia, giusto? Chiedo aiuto alla regia, magari credo che si tratti di quello. 081 506 7764, se volete interagire con noi, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è in linea? Buonasera. Eccolo qua, chi ciao. Sei? Ciao Gennaro. Oh, non mi riconosci mai a me, Ma ce l'hai tu? C'hai la cedine? No, io sono sempre la voce molto scura, Gennaro. Ok, Peppe. Ciao Peppe. Peppe dalla Germania. Che clima c'è, Peppe, in Germania? Qui oggi 12 gradi, 13 gradi. Anzitutto da Bonn, giù, ricordo bene, Bonn. Tu ti chiami da città. Da Bonn, ok. No, qua pure si è calmato un po' il freddo, però si parla dalla prossima settimana. Un po' le temperature giù, però con il sole, perché fino adesso ha sempre piovuto, neve. Bene, un po' una mezza schifizza. Ah beh, è chiaro, siamo comunque in inverno, febbraio, a quelle latitudini, di solito febbraio è abbastanza freddino. E invece Napoli no, Napoli febbraio, per il Napoli stiamo prevedendo un febbraio non freddo in termini di punti, ma un febbraio in discesa, perché Napoli affronterà 4 squadre sulla carta, insomma, che non dovrebbero impensierire più di tanto gli azzurri. Come la pensi da questo punto di vista, insomma, di questa... Vabbè, vorrei cambiare un po' il tema. Allora, una cosa proprio adesso, personalità, mo per Genna e altri, che intendi tu per personalità? Non a te, Genna, vuol dire a Genna, e per dire la personalità di un giocatore. Mo
se uno guarda Maradona, Maradona era anche fortissimo tecnicamente e poi caratterialmente, sarebbe un giocatore personale, è quello là che dice datemi la palla a me, ma pigliare responsabilità, poi si agita a 50 metri, tira, perché è convinto di poter risolvere la partita pure a 50 metri. Questi giocatori qua ce ne stanno pochi in assoluto, ce ne sono pochi, sì. Poi ci sono altre personalità e sarebbe il Napoli, c'è la Giorgiane e Osimhen, che sono giocatori, se lo vedi, vogliono sempre la palla e non hanno paura, sì, vogliono di tirare. Sempre la palla addosso per fare per determinare il tutto. Allora faccio fare capire a Jenny, guarda con Napoli c'ha giocatori di personalità, ce l'ha, se no tu non staresti a 53 punti, perché sono quelli proprio gli Osimhen, i Kravashev, Lobot che mi pare silenzioso, beh quello là che vedete che a volte rallenta la partita quando dire andare più piano e andare più veloce. Certo. E poi personalità sono anche i giocatori intelligenti, quelli che sarebbero i famosi giocatori allenatori mezzo al campo, quelli sì. Sono i giocatori di personalità. E non è che ce li trovi spesso. Quelle che si assumono le responsabilità, sì. No, ma pure quella che ha la visione di allenatore, sai, ecco, di vedere la partita, accelerare, decelerare. Certo. Che video gioco che dice all'amico, o collega suo, dice fermati, non basta la palla. Certo, quello c'ha personalità e c'ha la bravura di saper leggere la partita nel campo. Chi sono i giocatori quando dice di personalità? Vediamo se finiamo questa storia e dice un avalo non è una personalità. Capite prima che significa la persona? Se avete giocato a pallone, allora può darsi che... No, ma io però, aspetta, però mi è sfuggito questo passaggio. Non credo che Jenny abbia detto... Che no, non... lo dice spesso. Ah, ok. Oggi ha parlato di fame, oggi ha parlato di, insomma... Ma si sa perché hanno la fame che soggiorno, ma quando si parla di personalità, proprio quelle che noi non abbiamo degli anni passati, erano giocatori che non avevano personalità. Scusate, ma non è che ce l'ha giù in segno, ma quante volte si è messa paura di tirare 30 metri perché e risolvere la partita? Quanta volta l'abbiamo visto? O ha tirato e poi l'ha tirato in docile, ecco. Che è la personalità? Convinzione proprio dei suoi mezzi. Sì. Quello si insegna, però sfioro palo. Sì. Hai fatto una cosa. Ma non come la butto in da tribuna, o ti metti paura e passa palla a dreno. Ma non era solo l'insegno. Mertens era l'unico che aveva personalità, non se ne fregava, tirava dalle sì, tutte sì. Posizioni. Questo per far capire qual è solo il discorso di personalità. Poi un'altra caratteristica, se ci hai fatto caso, le due partite che abbiamo avuto difficoltà sono state l'Inter a Roma. Sì. Gioco fisico e cosa. Ma tu ci hai notato una cosa, anche la Fiorentina ci ha dato, lo sai, la Fiorentina pure gioco sta pressione e cosa, no? Sì. Quando guardano le partite dopo che hanno giocato con il Napoli, si sono schiantate. Prendiamo l'Inter e a Roma, l'Inter ha pareggiato con Monza, non diciamo come, e a Roma si è schiantato con la Cremonese. Che significa questo? Che il Napoli, il gioco che c'ha, ti fa perdere energia. Certo. E infatti pure con la Roma, dopo il gol, a Roma non ce n'aveva più. Infatti lo sottolineava anche il nostro Paolo Serra durante la prima parte della trasmissione, la Roma non ha più visto la metà campo del Napoli. No, ma non ce l'aveva più, quello perciò è stato costretto a togliere a Matic e a Pellegrini, sì, perché era proprio sfiniti. Stremati. Ah, perché il Napoli è una squadra che col gioco che fa, che ti butta a destra e a sinistra, ti toglie energia. Io ripeto, ho messo un Napoli, ma pare il bello Liverpool quando ha vinto la Coppa dei Campioni e cose. Il Liverpool si rassomiglia tantissimo. Sì. Si rassomiglia tantissimo. Forse un Napoli è più tecnico pure. Perché certo. Il Liverpool era più fisico, un Napoli invece palleggia di più. Più di corsa, è vero. E l'ultima cosa. Vai Peppe, vai. Sempre non riuscire perché Francesco. Allora, ritorno a ripetere. Quelli Francoforte che hanno fatto, chi l'ha comunicato. Allora. Francoforte è la città più criminale della Germania, ecco. Sempre nel contesto tedesco, certo, non mi fa capire a buio. Francoforte è Cremona. No, va bene, nel contesto di criminalità. Ho capito, no, succede. È come la criminale che ci sta alla Spezia, insomma, ho capito. Però è la città più criminale. Ok. Allora, non si possono permettere di dire delle cose sulla città di Napoli del genere, perché io ti giuro, e guarda, se non mi credete potete aprire porte voi,
tu quando scendi dalla stazione tu vedi tre strade, proprio destra, sinistra, centro e destra, quando esci fuori la porta della stazione, quando vai in quei vialetti, prima perché là ci stanno le belle donne, e dove stanno pure le belle donne, tu vedi drogate che stanno a terra, che fanno fatte e roba del genere. Ma fa capire che stile è Francoforte. Francoforte, sì, ma la conosco, Francoforte. E i tifosi non sono tanto generosi. Ho dei parenti a Francoforte, io. Per... Stanno a stare attenti i tifosi, non hanno quando vanno a Francoforte. No. Però ci sono, ci sono un sacco di napoletani a Francoforte, cioè emigrati negli anni 70, 70, 80. Sì, vabbè, ma se loro vuoi... Se loro vogliono fare, che ci vogliono rispondere a dire stato d'accordo con andiamo a Napoli che ti ha rubato un portafoglio, non è vero un cacchio. Certo. Specialmente poi in Napoli negli ultimi decenni. È cambiata molto. È cambiata moltissimo e noi viviamo del turismo. Si va solo sui Rolex, beh, ormai non c'è più il portafoglio. Ma Rolex con il Rolex. Però ce l'hanno un po'. Scherzo, no? Nel senso si mira le cose, insomma. Che hanno in pochi, quindi siano tranquilli di cose dell'altro. Tu non temo un ragazzino, vabbè, io sono molto più grande di te, però... No, è cambiato. Quando infatti, guarda... quando tu c'avevi 20 anni, per far capire la gente pure... No, diverso. Tu ci andavi in dei quartieri spagnoli. No, erano zone off limits, Forcella, quartieri spagnoli... E adesso? Adesso è diventato invece uno dei quartieri della movida napoletana, insomma, si può andare tranquillamente. E allora, come si permette di dire questi qua tu non puoi andare a Napoli? Ma infatti io dicevo, nella scorsa puntata, mi riallaccio a quanto stai dicendo, non era riferito direttamente alla pericolosità di Napoli, ma in generale, parlando con amici o parlandone anche in trasmissione, i festeggiamenti, sto sentendo dire che la città sta vivendo in maniera diversa questo momento del Napoli rispetto a quello a come lo visse nell'86, nell'87, nel 90. Ma in realtà Napoli è profondamente cambiata e tu lo stai sottolineando, non soltanto da un punto di vista della criminalità, chiaramente. È una città che mantiene ancora un sacco di problematicità, però quella Napoli, quella degli anni 80 che usciva dal scontro fratricida tra la nuova camorra di Cutolo e la vecchia camorra, esce con le ossa rotte dall'esperienza terroristica delle BR, è una città con un livello culturale medio-basso, con un numero di laureati tra uno dei più bassi tra le grandi città italiane. Da allora ad oggi c'è un abisso. Napoli è una città ormai internazionalizzata, con un afflusso di turisti enorme, ha uno dei tassi di laureati più alto delle grandi città italiane, insomma, questo per dire cosa voglio dire con questo, che è chiaro che poi si viva e si percepisca in maniera differente il momento del Napoli, sicuramente anche i festeggiamenti saranno diversi da quelli degli anni 80, insomma. Vabbè, io le ho vissuti, ho avuto la fortuna, ma veramente i festeggiamenti, mi ricordo gli ultimi preparativi prima della domenica, allora la domenica quando c'è stata a vedere la partita, vedete che a mezzogiorno già stavamo sullo strano. Sì. Quando capo si a festeggiare, siamo arrivati fino a Piazza delle 7:30, la voce non ce l'avevo più, ma certo. Già non ce l'avevo dallo stadio. Il giorno prima, io sono di fuori grotta. Sì. Posso pure dire, io non campegna, lo sanno. Io sono di pianura, quindi siamo vicini. Allora posso usare via Campegna, come no. Mi ricordo che la cosa più bella è stata quella. Quelle erano delle palazzine, perché io sono nato in un Rione Popolare, 165 famiglie. Ma ho divertimento, la signora che ti portava i vini, che l'altro che pigliava l'acqua, che l'altro che faceva la pasta, e noi che facevamo i disegni a terra, attacchi le bandiere da un palazzo all'altro. Ma tutto il Rione, le famiglie... I tanti funerali messi in scena. Ma quella è stata la bellezza più quella che dopo quando andavo in Napoli, lo posso assicurare. Quell'aspetto lì purtroppo è un po' cambiato, nel senso che in quello che dicevo, l'internazionalizzazione di Napoli e tutto il resto, Napoli è un po' meno popolare sotto certi punti di vista, sono aumentati i condomini, si vive in maniera un po' più individuale rispetto agli anni Ottanta, forse questo è un aspetto... diverso, anche questo è un aspetto diverso. Ma tu hai detto una cosa importante, internazionale, ma Napoli è sempre stato internazionale. Io lo so perché ci ho parlato. Intendo nell'afflusso di persone, insomma. Ma anche per farti capire, quando viene l'africano, o viene l'albanese, o viene un rumeno a noi, sì. Napoli è sempre stata la città multietnica.
Certo. Sarebbe, tu puoi vivere la tua vita, però noi abbiamo delle piccole regole che tu le devi rispettare. Dopo ha sempre vissuto questa cosa. No, io, Peppi, io mi riferisco al fatto che adesso magari entri in un bar del centro storico, il barista ti si rivolge in inglese, il proprietario, magari negli anni 80 era impensabile. Quella la modernizzazione, cioè no, in quel senso lì, sì, è una città diversa, Però questa cosa è multietica, noi siamo sempre stati e infatti quando si va a parlare con Stalin, dice, io a Napoli lo trovo bene, perché lascia far vivere il loro modo, mo è musulmano, è buddista, o quello che sia, o è giallo, è russo, è nero, lui ha la sua vita. Però Napoli è normale che sempre detto, tu devi rispettare delle regole, che, ma non sono regole che stanno scritte dalla legge italiana, regole della città di Napoli, della storia di Napoli, e se tu rispetti quelle là, tu vivrai benissimo a Napoli, anche se sei musulmano, sei bianco e nero, roba del genere. No, bianco e nero no, perché restamente io quelli non li sopporto. Vabbè, Gennaro, ti ringrazio, queste sono le cose più importanti. Io vorrei che non Napoli attaccasse da poco a Francoforte, perché ci hanno scucciato, stavo per far vedere, ma voi ma che tenete male? No, vabbè, ma le attaccheremo in campo, dai, le attaccheremo in campo, meglio così. Ciao, okay, Peppe, ciao. Un saluto. Intanto vado a leggere il messaggio su un commento alla nostra diretta Facebook di un altro, Giuseppe Pasquale, doppio nome per il nostro amico. Ciao Gennaro, sono Giuseppe da Poggiomarino, quindi Pasquale è il cognome. Spero sia un febbraio in discesa, ma non bisogna mai sottovalutare squadre come lo Spezia, perché faranno sempre le partite della vita contro di noi. Per Gollini, contento del suo acquisto, può essere sicuramente una garanzia in caso di necessità. Forza Napoli. Mario Marcello invece ci dice, oggi tutti amici con il doppio nome, Giuseppe Pasquale, Mario Marcello, una coincidenza. È stato preso perché Meret andrà via, riferito a Gollini, è un'ipotesi, insomma, si sta parlando del rinnovo di Meret, vedremo se rinnoverà ancora per un'altra stagione. Mi ha scritto anche Cesare, riferito alla telefonata di quel tifoso di prima che diceva, chi era? Jenny, mi pare che, no, non era Jenny. Antonio, era Antonio che poi non ha più preso la linea, non ci ha richiamato ancora, doveva completare il suo ragionamento. Dice Cesare che i rigori, più che pararli, il Napoli li dovrà segnare nel caso si vada qualche volta ai calci di rigore in Champions League. Intanto sono le 17.30, ce ne andiamo in pubblicità per l'ultimo break, l'ultima interruzione, al ritorno ancora telefonate fino alla conclusione della puntata di oggi. Pubblicità. Eccoci rientrati in studio, poso la mia borraccia, pardon, ti chiedo scusa alla regia e ai tifosi. Stavamo parlando insieme a voi, insomma, di questo febbraio del Napoli. Il titolo della puntata di oggi è se secondo voi sarà un febbraio in discesa per il Napoli. Sì, ma tranquillo, io faccio tutto il programma con la borraccia sul tavolo, non è un problema. Perfetto, quindi non dovevo... Mostriamo di essere ambientalisti, quindi stai tranquillone, non è successo niente, anzi, consigliamo di usare le borracce. Io sono tranquillo, tra l'altro l'ho portata anche in tono con la mia miss di oggi, insomma, in total black, anche la borraccia era in tono, appunto, è nera. E anche col mio umore, immagino. Ecco qua la schermata. Anche col mio umore. Ecco qua, quello, il tuo umore è sempre in nero, quasi sempre. Ecco la schermata che invece è azzurra, febbraio azzurro, Spezia-Napoli domenica alle 12.30, prima di pranzo praticamente, quindi partita del Napoli e poi si pranza, ci si augura di pranzare lasagna probabilmente, perché ormai si avvicina il carnevale. Domenica 12, quindi la successiva alle 20.45 in serata al Maradona contro la Cremonese, sarà anche l'unica gara casalinga del Napoli in questo mese di febbraio, perché le successive tre, due di campionato, di venerdì 17, venerdì 17, sabato 25 rispettivamente a Sassuolo e ad Empoli, 20 e 45 e alle 18, nel mezzo invece intervallate dalla trasferta di martedì 21 di febbraio alle ore 21 a Francoforte. Ne parlavamo prima con Peppe da Bonn, Francoforte-Napoli, Eintracht Francoforte-Napoli, per la sfida attesissima della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ricordo a te e al pubblico che domenica 5 ci sarà soltanto il post partita, perché prima chiaramente c'è la Santa Messa che trasmettiamo come ogni domenica, bene, bene. E dopo ci sarà il post partita il 5 febbraio, tra l'altro alle 19 ci sono anche gli awards. Perfetto, annotazione insomma per i nostri telespettatori, soltanto post partita, anche in considerazione, chiaramente ci sarà la messa, ma in considerazione proprio dell'orario, insomma il buon Molaro
sarebbe dovuto arrivare poi in redazione molto molto presto per il prepartita. Sì, sì, appena sveglio. Diciamo che è quella la motivazione reale, e poi invece ci abbiamo coperto questa cosa con la messa a scherzo. Chiaramente abbiamo parlato prima invece di Gollini, c'è questo retroscena interessante, avrete notato nel dopo il gol contro la Roma, messo a segno contro la Roma da parte di Osimhen, un Gollini che è andato a festeggiare, o meglio, Osimhen che è andato a festeggiare abbracciando Gollini, e ha svelato questo retroscena. Gollini prima della gara gli aveva detto per la prima volta da vicino: fammi vedere il leone che sei. Quindi Osimhen, memore di questa cosa, è corso a congratularsi con Gollini, che di fatto aveva un po' profetizzato, spinto il nigeriano, profetizzato il gol del nigeriano, anche se c'è da dire che in questo periodo, insomma, chi scommette su un gol di Osimhen è molto probabile che a fine gara poi raccolga i dividendi di una scommessa, sia economico che sia semplicemente un'opinione espressa tra amici, insomma, comunque in un consesso, in un gruppo, insomma, molta probabilità poi di avere ragione a fine gara, perché il nigeriano è una delle chiavi di volta principale dei successi degli azzurri in questo periodo. Si parlava prima di fame, insomma, quando si parla di fame si intende quella carica agonistica che poi ti porta a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a voler raggiungere a tutti i costi il risultato finale. Credo che Osimhen, da questo punto di vista, sia forse uno dei calciatori simbolo del Napoli in questo momento, e non soltanto nella gara contro la Roma, ma anche nelle precedenti, ma in particolare in quel quarto d'ora in cui fu tirato fuori dal campo da Spalletti, si vide veramente, a proposito di leone, un leone in gabbia. Era a bordo campo, in questo caso la gabbia era rappresentata dalla linea che divideva il campo da gioco con l'area extra regolamentare. Insomma, intanto al telefono abbiamo Rosario. Pronto, Rosario? Come hai fatto a indovinare? No. Me l'hanno detto dalla regia, non sono un indovino. Ah, bravo. Tu giustamente ti sei giustificato con la borraccia, ma non ti preoccupare. Eccola. Che Francesco entra in diretta con la pasticceria in bocca, il dolce in bocca, a frolla in bocca, in mano. Quindi non... è ghiotto di dolci. Sì, vabbè, quello sì, però non li porta in studio. Sì, no? Però a borraccia Gennaro è tra azzurro, non nero. E oggi sono vestito di nero, quindi a borraccia è nero. Complimenti per il tuo vestito. Per il look, grazie. Senti, un po', Gennaro, posso fare una battuta sul presidente? Come no, vai. Però faccio una battuta. Non Gennaro. Con le parole che ha utilizzato lui, però, perché siamo in fascia protetta. No, lui che ha detto che dava 1 milione di euro al giocatore per non vincere lo scudetto. Sì. E poi se l'ha portato in da cantina a mangiare, poi sparagnato, no? A proposito, no, è perché permetti, ma non lontani, ha buttato a chi di quadrettino. Ti dico io perché, se uno dei segreti del Napoli è la fame che hanno i calciatori, tante che ha detto per bravo, la mi sta dietro. Esatto. Ah, perciò si vende sta con meno pazzo, ti lo tac e poi a rumeni come fai qua. Quella è la fame. Anche se lo sai, nei posti, diciamo, meno chic si mangia di più, nel senso, quindi diciamo che è il contrario. Ma io l'ho visto, io sono andato a quella situazione. Sono magri, coppa, è magro. Ma talune proprio, coppa... ma era una battuta, Gennaro. No, lo so, figurati. Però insomma poteva anche portarli a Palazzo Petrucci. Portava la cosa, l'hotel, voglio fare pubblicità, l'hotel Vesuvio. Sulla terrazza Caruso, insomma, poteva portare. Sì, tene la mano, Presidente. È la stessa mano che Capitano Gino. Dai, però lì, però la battuta che lui ha fatto lì è stata simpatica, perché... lui chiaramente lì si è tolto un sassolino dalla scarpa, perché negli anni è stato accusato dai tifosi di aver fatto di tutto per non vincere e di non voler vincere. Allora lui ha sottolineato questa cosa dicendo: io sto pensando di... Però Gennaro, posso dire, adesso torno serio, sì. Però quelle cose l'ha sempre detto, a me le dà fastidio. Io sono contro il presidente, chi mi dirà quello settembre, mo sul carro dei vincitori, a me non mi interessa. Io porto una tesi. A me il presidente della Juventus non piace. Lui ha sempre detto fa trapizzi, napoletano sporco. Quello è il pensiero che De Laurentiis ha sempre espresso nei confronti dei napoletani. Bravissimo, bravissimo.
L'unica cosa novità è che può vincere la Champions League, ma perché? Perché sembra i denaro. Lui è una fissazione, alcuni c'è una fissazione per le donne, altri hanno una fissazione per i soldi. Però lascia stare, chapeau per quest'anno, più che il signor Presidente per Giuntoli che ha fatto delle cose, secondo me quest'anno ha avuto, diciamo tra virgolette, carta bianca. Sì, lo dicevamo anche nelle altre puntate, no? Lo dicevi anche tu, insomma. Però, Genna, sono cose da non dire, perché onestamente, mo lascia stare, sta scherzando, non scherzando, scherzando, ce l'hai. Ma quelli sono anni che dice così. Lasciamo stare, per quanto riguarda... No, ma poi, Rosa, l'ironia, se quella telefonata aveva una... Da partite, Genna, no, da partite, perché aspetta, siamo napoletani, lui non è napoletano, aspetta. È romano. Se quella telefonata aveva natura privata, aveva una forma privata, che senso avrebbe avuto ironizzare? Quindi non stava ironizzando, perché alla fine era privata la conversazione. Che motivo c'è di fare con Gardia, insomma? Bravissimo, vediamo il discorso qua. Infatti Spalletti, non so se hai sentito all'inizio della trasmissione, Spalletti ha rilasciato un'intervista, ha scambiato delle battute con Radio Kiss Kiss, con Walter De Maggio a Castelvolturno, la radio era lì per intervistare Collini, e Spalletti ha detto: consentitemi due parole, noi giochiamo soltanto per lei, dove lei è la maglia, lei è la città, lei è la tifoseria e lei è la storia del club. Secondo me Spalletti non a caso ha fatto queste sottolineature dopo questo episodio, insomma, spiacevole che ha visto coinvolto il presidente e questo tifoso. Quindi secondo me ha sottolineato questa cosa: guardate che vi chiediamo aiuto, compattatevi, noi giochiamo, sappiate che noi giochiamo per voi, insomma, giochiamo per la città. Ma vabbè, Gennaro, Spalletti quando è stato? Sono 2 anni che sta qua. Sì. È più napoletano il signor De Laurentiis. Diciamo qua il discorso. No, sì, ma già si vedono le persone. Gennaro, noi abbiamo una certa età, tu hai una certa cultura, subito sai le persone certo, come certo, sono fatte. Certo. Detto questo, certo. Chiudiamo questo discorso qua. Voglio aprire un altro discorso che stavate parlando giustamente con quella Germania, come si chiama? Giuseppe, il signore, Peppe D'Ambon. Il nostro amico Peppe. Purtroppo Gennaro, io l'ho vissuto, la verità, come si dice nel detto, il primo amore non si scorda mai, io il primo scudetto è diverso dal secondo e terzo, io non lo so certo. Se tu l'hai vissuto. Il primo avevo 10 anni al primo, 14 il secondo, quindi un po' di più il secondo, sì. Ah, allora sei quasi come me, io comunque avevo del 74, avevo 13 anni, 14 anni. Se tu ben ti ricordi, la città fu tutta tappezzata dai piscioni, so come, è una cosa che io non la dimentico, non la dimenticherò mai. Addirittura con i motorini a luna di notte andammo nei quartieri, sanità, per vedere certo. Tutte quelle piscioni, quelle... Ma purtroppo, sai, come hai detto tu, Gennaio, è cambiato il mondo. Io ho visto in televisione la presentazione della, boh, lo possiamo dire perché è sponsor della Coca-Cola, giusto? Sì, sì. È andato giustamente, aiutami a dire, quella del Made in Sud, a cantare Osultate Innamorate, come si chiama? Made in Sud, sono completamente... Completamente ignorante, Made in Sud, perché non mi piace. No, la presentatrice, come siamo? Fatima Trotta, no? Fatima Trotta. Fatima Trotta è andata. Fatima Trotta ha cantato. Non so manco chi sia. Fatima Trotta che presentava prima Made in Sud. Okay. Praticamente i giovani di oggi, da quando ho sentito, non l'hanno cantata proprio. E noi, se ti ricordo, il primo scudetto fu spontaneo, Napoli-Fiorentina, io ho ancora i brividi, risultato innamorato. Ma molti non la conoscono neanche, molti giovanissimi. È questo, lo dicevo, ma tu vedi la differenza, noi portavamo a bolla, allora si portava il fumoggio. Ricorda la partita che cominciava dopo mezz'ora perché aveva nebbia? Certo. I telefonini, purtroppo è cambiato. A me l'unica soddisfazione a questi ragazzi, perché io oramai ho una certa età, e vivere il loro scudetto, però secondo me come l'hanno vissuto nel loro primo scudetto sono momenti differenti, certamente, insomma, vedremo. Comunque però sempre... già fa una festa esagerata, ma già sì. Per tetta pariga a pedra in aperta di stand, ma noi faremo ma già io il corso vocale no, tieniti presente, poi non chiami più perché non riesco a parlare, figurati, guarda, io sono emozionato già adesso. Conservati un po' di
di capacità vocale, insomma. Ma anche il tipo, io stavo in curva B, facevo parte della Ultra, curva A e curva B, e di Cindy era una sola cosa, se ti ricordi, era un solo canto. Ma chi sì. canta là, chi canta H diverso, sì, non è... Sì. Ah oh no, non sto sbagliando. No, non stai sbagliando. Adesso ognuno va naviga. Ma sei bravo, vabbè, sì. Ma addirittura con non c'era allora, se ti ricordi, i cellulari, c'era il baracchino dalla curva A. Lo posso dire, tu sei amico di Palumella, diceva dalla curva A. No. Cantiamo così, voi rispondete e poi faccio, ti ricordi? Sono cose che io non posso dimenticare. Poi soprattutto Panini, cosa si c'è Friariella, l'unico che ha cominciato. Vabbè, Gennà, detto questo, un febbraio in discesa, io da Gitto quando vengono scudetto tra marzo e aprile, se ti ricordo l'altra volta, tu quindi ci siamo, con ragionamento. Ci siamo, concentriamoci, io l'ho vista la partita Bayern Monaco, quell'altra squadra, la Francoforte. Ragazzi, ma non è scarso, senti. Assolutamente no. Assolutamente no. No, ma infatti nell'attenzione... Ti faccio una domanda e lascio spazio agli altri. Vai. E io faccio una domanda. Se facciamo butacaso, se il Napoli vince, cioè butacaso, da vincere con lo Spezia, e c'è il pareggio tra Inter e Milan, ci saranno 15-16 fino alla partita. Non è meglio fare il turnover in campionato e poi giocarsela lì a Francoforte con il titolare? Ma sicuramente Spalletti ci sarà pensando, sicuramente Spalletti ci sarà pensando. Ok, ciao per Gennaro, sempre un piacere. Anche una precisazione, l'ho già fatta ad inizio trasmissione quando abbiamo presentato il tema e il titolo, febbraio in discesa, parlo del campionato, infatti nel calendario in discesa del Napoli sono previste le sfide, comprese le sfide contro lo Spezia, contro la Cremonese, contro il Sassuolo e contro l'Empoli, e poi c'è quest'unicum, questa gara insomma di martedì 21 che è di Champions League, chiaramente quella non rientra nel febbraio in discesa, sia perché l'avversario è di grande forza, è una squadra che non ha blasone così come il Bayern di Monaco o altre squadre tedesche che negli anni hanno ottenuto traguardi, hanno tagliato traguardi importanti e ottenuto successi altrettanto importanti, ma è una squadra che in questo periodo storico propone un bel calcio, è una bella realtà, quindi si dovrà andare assolutamente cauti quando si andrà a giocare in Germania. Abbiamo nel frattempo un'altra telefonata e andiamo a sentire chi è in linea. Pronto? Ancora spazio? Ecco, chi è? Mimmo? Sì. Ciao Mimmo, in calcio d'angolo, benvenuto, ben trovato. Grazie, grazie. Gennaro? Mi ti senti? Sento. No, perché io volevo, però i tempi sono strettissimi. Perché... No, vai, ce l'abbiamo, 5 minuti abbondanti, ce li abbiamo. Allora andiamo, mettiamo un po' d'ordine. La Coppa Italia è una manifestazione che dal 2014 il Napoli fa bene a boicottare, perché è inutile ricevere gli amici. Il Napoli, nel momento in cui Spalletti mette 10 undicesimi in mezzo al campo, non se ne vuole andare. E poi ci spiega anche perché. Perché quando mandano una ragazzina e fa giocare tutta la partita un certo Servicola, il quale ha provato in tutti i modi a spezzare Lobotka, ma ci ha fatto tremare, sì, perché vero. Non aveva, sono di quei calciatori che dopo un quarto d'ora devono stare negli spogliatoi. Ma era troppo bello fermare Lobotka. A questo punto, in ragione del fatto che comunque tu avresti dovuto giocare ieri sera con la Roma, quindi giochi con la Roma, poi giochi con la Roma, è bello e caro di questo dal punto di vista di campo. Dal punto invece sociale, la formula, la FIGC è una vergognosa, ormai la banda Gravina ha colpito ancora, la banda Gravina... Ah, a proposito di FIGC, trovasti, insomma, come vivesti il minuto di raccoglimento per Tavecchio? Secondo me si poteva anche evitare, no? Per un personaggio che, insomma, al di là del legame con la FIGC, non è che avesse lasciato un bellissimo ricordo per le sue dichiarazioni, ricorderai, razziste, sessiste, di tutti i colori, insomma. No, perciò l'ho definita banda. Una banda che lui, nel momento in cui voi fate le cose per bene davanti a centinaia di persone,
in una conferenza tira fuori questi, mi raccomando, se no vengono i mangia banane qua, insomma sta roba, queste porcherie qua, pace all'anima sua, andiamo oltre, se il tempo è troppo stretto per dedicarla a Tavecchio. Figurati, detto questo, volevo dire, dal 2014 che, è assodato ed era chiaro che stavamo giocando con la Fiorentina e che da 15 giorni ci aspettavano sopra le piante, certo, i romani per far succedere quella porcheria. E quindi era quella la Coppa Italia, a noi con quella formula non interessa più. Bisogna tornare, ed ecco qui 86-87. Ma infatti, Mimmo, ieri la Roma al fischio d'inizio scende in campo lasciando in panchina Smalling, Matic, Dybala e Hebram. Scende senza questi. Dybala è un discorso a parte. No, Dybala, dico, scende però dal primo minuto, non giocano Smalling, Hebram, Dybala e Matic, non li mette. Perché mo adesso si sta giocando veramente a Coppa dei Campioni, nel senso delle prime quattro della Champions, e certo, quindi andrà... Questo per dire... Per corroborare quello che dicevi, di quanto ormai la Coppa Italia piaccia alle società importanti. No, insomma, ma o cambiano formula o non ha più senso. Certo. Non ha più senso. La formula prevede che tu la finale la devi fare non più a Roma, perché io mi aspettavo dal 2014 in poi che cambiassero la forma e che permettesse. Ma immagina tu, no, vai a fare la finale Coppa dei Campioni, le Coppa Italia, cosa fai? Non ci vai, 30.000 persone mica si possono spostare, certo, non andranno mai a Roma, quindi certo, i napoletani a Roma per i prossimi 50 anni se dovessero andare in finale non ci andranno mai. E poi sai, quindi che senso ha per noi quella? No, poi a me piace molto la formula della Coppa di Lega inglese, dove vabbè, lì è spettacolare, i dilettanti, sai, è bello arrivare in finale. Sì. Lì è partecipativa di tutto e di tutti, non scherziamo. Di tutta la federazione. Per quanto riguarda. Poi fammi dire questa cosa a volo, perché proprio contingentata. Il Napoli, se ci si è accorti, perché io capisco il tifoso, no? È accecato dalla vittoria, ma un giornalista deve ponderare le cose. Nel momento in cui tu a mezzogiorno c'è il Milan, poi c'è la Juventus, e tutte e due perdono in quella maniera per la prima volta nella storia, in quella maniera lì così, allora tu che cosa ti aspetti? Che alla Roma, nel bene e nel male, si è portato quel pareggio a casa e se lo sta portando dal 75esimo minuto in poi. Sì. Dopodiché il Napoli perché ha insistito nel vincere quella partita? Qualcuno si ferma a 30 secondi. Il Napoli ha insistito a vincere, cioè ha avuto due o tre occasioni, l'ha pressata con quella rabbia addosso. Quella rabbia di dire, perché il Napoli in questo momento, il giocatore nella loro mente è di creare le condizioni affinché la Coppa dei Campioni ci consente di avere con la mente libera con 17-18 punti di vantaggio. È vero. E allora ha provato a vincerla proprio questa motivazione, non per altro, perché ha detto io non ci perdo niente, l'1-1 però io devo vincere. Sì. E si è buttato sotto. In altri tempi diceva, ma sopra lì abbiamo fatto un'ottima partita, non si scandalizza nessuno se facciamo. No, ma infatti il punto ci avrebbe tenuti a più. E invece loro hanno voluto giocare per vincerla, perché nel giro con questo mese di febbraio, e do anche una risposta a questa cosa che fa, nel mese di febbraio devono creare le condizioni che 17-18 punti sulla seconda ti mette nella condizione di la mente va dritta, perché loro, i calciatori, te lo posso dire con certezza, vogliono assolutamente arrivare almeno in semifinale. Sì, e ci sono le possibilità di poterlo fare in questa stagione. Ti ringrazio, grazie dello spazio. Ciao Mimmo, grazie a te Mimmo, siamo in chiusura, telefonate esaurite con quest'ultima di Mimmo, siamo ai ringraziamenti e ai saluti. Ringrazio Mauro Guerrera e Alessandro Sacco per essere stati in collegamento con noi oggi. Ringrazio Paolo Serra, che è dovuto poi andare via alle 17, che è stato mio co-conduttore, insomma mio partner fino alle 17. Ringrazio i ragazzi che si sono alternati in regia, Marivari, Marco Mennillo, e c'è stata nella prima parte Luigi Martorano. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, quelli che hanno interagito con noi telefonicamente,
parte e anche quelle che avrebbero voluto ma non sono riusciti ad interagire con noi. Un caro saluto, un buon proseguimento e forza Napoli sempre da Gennaro De Lena, da Club Napoli All News, Teleclub Italia. Ciao.